Allora, quindi ora siamo in live, così, a cattivi, proprio così, trasgressivo. Ora si sente un po' com'è l'audio. Allora, mi parli il signor Vascul. Siete bassi. Nube? Ciao a tutti ragazzi! Dogar? Salve, salve, com'è tutto a posto, ragazzi? Ora prova un attimo di nuovo te, Basculo. Ora prova un attimo di nuovo te, Basculo. Ora prova un attimo di nuovo te, Basculo. Sì, ora dovremmo essere a buon punto tutti. Purtroppo loro avranno penso sentito due volte i soliti audio, però cazzino, tanto c'è nessuno, quindi che cazzo. Allora, chi è? allora, e quindi siamo ritornati e chi fa il riassunto? Dell'ultima volta l'ho fatto io. Vai, Lo Giulio, faccio con io, sono ispirazione. successe cose, No, ma basta. perché? Anzi, guarda, no, tiro un D6. 1, 2, Giulia. 3, 4, Vascul. 5, 6, Diego. Oh, almeno Allora, così. siamo leali e corretti. Vai, Vascul. Io mi allontano. Allora, sono diventato ricco. Ho una carta di credito di 800 monete d'oro per Sì. aver appunto ammazzato quello squalorso. E in realtà, invece in pratica, mi sono portato quella placca. Non per una o due monete d'oro dal fabbro, ma per ben 800. E praticamente, vabbè, la rana grassa che fa danni e si mangia le persone, quindi. Tutto qui? Un po' sintetico, non ti va di Questo è dire quello che ricordo. Questo è quello che la che città ha preso un po' fuoco, che si è appunto mangiata quella è la rana grassa che ha invece. fatto. E vabbè, insomma, non ti pigli l'ispirazione perché hai fatto un riassunto de merda, Ma a me la quindi respirazione non siete. serve, io carico. Ah, Ah, ok. aggiustando. Sì. Praticamente avete finito con Giulia e Sweet, la rana grassa, che avevano trovato praticamente un cadavere. Per evitare che le guardie lo prendessero, la rana grassa ha fatto. Yeah, ci penso io. Muro del fuoco. Si buttano dentro, fanno cose mirabolanti. No, più che altro ci siamo buttati nel pozzo nel Sì. mentre. Però così siete riusciti a non farvi notare. Esatto. Come si dice? Nel fare questo sono sopraggiunti sia Vascul che Dogar. E Vascul, sì, e Dogar ha scoperto chi è la vittima. Ovvero niente proprio di meno che. Del migliore amico del generale, nonché Mister praticamente il suo Vego. braccio destro, ovvero il signor Vego. E tutto questo eravate finiti che voi eravate su questo vicolo. Intanto, tra l'altro, Dogar aveva fatto un po' di domande per via dei tatuaggi sui soldati. Eravate in questo vicolo che eravate voltati tutti contemporaneamente alle vostre spalle, quindi verso il vicolo, e c'era questa oscurità che praticamente sembrava quasi, no, sembra quasi, cioè mi dà proprio la sensazione come se fosse un muro, come se fosse palpabile. Sentite Oh, stacca attraverso. tutto! Perché? Ci Grazie osservo. Giulia per l'hosting. A proposito, Di però nulla. l'alert io c'ho da tirarlo su perché sennò. Ok. Tira ispirazione, Giulia. Sì, così, Scusa. ok. E dicevo, vedete questo appunto massa nera che sembra quasi un muro tangibile e avvertite come un senso di freddo dentro di voi, come se vi stesse letteralmente gelando l'anima. Poi vedete che pian piano come se si comprimesse a forza, perché
cerca di creare una specie di figura. La vedete? Sembra imponente, un qualcosa tipo come una grandezza di un orco con degli occhi rossi rubino. E fatemi tutti un tiro salvezza su Iniziativa. Costituzione. Ah, pensavo iniziativa. Bene. Allora, il mio PG dov'è? Pronto. E niente. Scusi. Gengivate dei denti. Io ce l'ho in faccia. C'è Giulia, li voglio bene, ma tutte le volte si Rana mette in una cracra. posizione diversa all'interno dello schermo. Ma che Cioè, prima stavi tutta a sinistra, ho messo, vabbè, taglio tutto che stai sulla sinistra. Ma siamo partiti, stai tutta nel centro. Praticamente sei stato realizzato cosa con metà faccia. Allora, voglio stare comunque. io al centro della testa. Ah, Bascul riesce a trattenere bene il colpo. Te Nube, senti quasi venirti il cuore in gola, quasi vomiti saliva proprio per il senso di terrore che ti viene, che proprio ti sta prendendo la mente. Te Dogar, che sei tra l'altro quello anche più vicino, quindi praticamente hai quasi un contatto diretto con questi due globi rossi. E letteralmente cadi in ginocchio, preso dal terrore più puro. Cioè, è come se attraverso quei due globi tu sei riuscito a vedere La falce contemporaneamente tu, rubino no, tu ancora. esatto, sì, no, come se tutte le tue paure fossero concentrate in quei due occhi. Poi vedete a un certo punto come se la figura si gettasse verso di voi, vi passa attraverso, voi chiudete ovviamente in modo naturale gli occhi e quando li riaprite vedete davanti a voi una minuscola rana color bronzea dagli occhi rossi Muoio. che vi guarda. Crack. Notate appunto la particolarità è che a differenza di una rana normale, proprio la sua pelle sembra proprio fatta di bronzo liquido e i suoi occhi sono due gemme rosse, come se fossero due gemme rosse e l'iride intorno alla fessura dell'occhio, anche quella è di un color bronzo liquido. Posso fare qualcosa per capire cos'è ora che ho visto la forma o no? Per la forma di prima, conoscenza arcana. No, semplicemente anche la Sì. forma di ora, magari. No, vabbè, tanto dimmi sulla figura oscura di prima o sulla rana che era avanti. Sulla rana che ho davanti. Fammi un tiro su Arcana. Anzi, no, su Natura, scusa, se che scemo, è una rana. Aspetta, Posso farlo? Cioè, chi lo vuole fare? Allora, se volete sapere di più sulla rana. Su natura, sulla Gigio Nero arcano. Qu quanti ne tiri su natura? No, non lo so, mi è venuto vabbè. così. Comunque Allora, su 19. arcano per il tizio nero, su natura sulla rana. E chi vuole vu sapere di più mi tiri il dado e mi dica. Io tiro Cioè, iniziativa per attaccare Diciannove. l'orco. Vabbè, io faccio No, tutto. faccio Allora, arcano per... Porca puttana. Sì, almeno faccio. Tanto ora guardo te e poi vi dico pian piano. Allora, Le io vado con la natura. organze buoni. E poi vado con l'arcana. Però mi piace come un druido abbia natura Vai, 1. Vabbè. Mirko, vai, Allora, Mirko. no, vabbè, 19 di tranqui. danno. Allora, sulla figura oscura che quindi interessava a tutte e tre. Praticamente, De Nube, non sapresti definirlo nel dettaglio. L'unica cosa che puoi essere abbastanza sicuro, assicura, scusa, abbastanza sicura è che
non fa parte di questo piano. Quindi, e soprattutto la sensazione che hai avuto sia quando l'hai visto che quando è passato, probabilmente è al pari o di un grande demone o addirittura di un dio malvagio. Mentre Vaskul per te è la rana grassa, cioè era la è la manifestazione di quella che è, probabilmente è l'anima della rana grassa che se n'è andata. Mentre sulla rana che interessa sia a Vaskul che a Nube, banalmente non conoscete la specie, almeno siete sicura che non è una siete sicuri che non è una specie presente in natura, perché è troppo anomala. Però per il resto vi sembra una normale rana, sia per dimensioni, aspetto, cioè non a parte la livrea e gli occhi, magari potrebbe essere un banale incrocio, una mutazione genetica, per quanto ne potete sapere. È un Quanto dopo le unicorno, lo faccio chiameremo domanda. Scoop. C'è mica un posto con una mega biblioteca dove si potrebbe scoprire un po' di più su e indico la rana grassa? Non sapete che è la rana grassa, voi No, siete però con il nel prof. senso che su qualunque cosa fosse una biblioteca dove ci sono magari dei libri che parlano di creature leggendarie, storiche, mitologiche, qualunque cosa sia, Io mi giusto calmo un per... attimo anche come respiro, che Sì. mi Cioè, faccio un attimo voi cacare notate addosso che quello a fare. Dogar è Probabilmente una visibilmente morte. scosso. Oh. Sì, c'è. Nel quartiere nobile Sì. sicuramente c'è una folta biblioteca. Ora non è grandissima come quella che potresti trovare a Pogan, però diciamo il problema è entrarci. Cioè, anche Va bene. te, nel senso, se non hai un motivo ufficiale per andare lì, non so se ti si farebbero entrare, perché comunque è sempre il quartiere ricco. Bene o male, e lì magari ci sono reliquie e reperti di un certo valore. E quindi, se non hai. Chi è che ha aperto la live di sottofondo? Volevo mettere l'host, scusate. E quindi, se, Perdonato. anche te, se L'ho non fatto. c'hai una motivazione valida, difficilmente ti farebbero entrare, anche se sei comunque parte dell'esercito. Ah, c'è già. Per trovare qualcosa, direi di sicuro alla parte nord, quella nobiliare. Però è difficile anche per me entrare, a meno che non ho un ordine ufficiale, non. È difficile poter entrare, insomma. Oppure a Pogan sarebbe la stessa identica cosa? Sembra sia più fornita, può essere. Sì, no, Pogan è sicuramente più fornita. Lì, diciamo, non ci sarebbe problemi da un punto di vista dell'autorizzazione o meno, ma vi verrebbe a costare. Cioè. A Pogan, se non c'è pecunia, praticamente non fai quasi un cazzo. Quindi. Chi se ne frega, io Io voglio ce li ho i l'informazione e sono pecuni, io disposta a ce li pagare ho in sottomano. miliardi per fare quella cosa, quindi per te. No, era per dire, io vi do le informazioni, Sì, poi ma vai giustamente, giustamente, però per dire. Beh, da quello che comunque Sono dico, a affetto del corso. Pogan. Che c'è, Diego? Ho perso un attimo il filo di discorso. A parte che stai laggando a merda. Raga, è Discord. Non capisco perché dobbiamo cambiare. Ci senti bene? Io vi sento, io voi vi sento, ma sono io che sto parlando Casomai. di cazzo. Te comunque ci senti bene. Sì, vi sentivi bene, vi sento. Anche, vengo da anche Giulio che smascia, quindi. Tanto nel frattempo io vorrei ricordare a chiunque stia guardando la live che Giulia si è rispostata di nuovo sulla sinistra. Io prima o poi gli taglio il busto e la incollo in più. Devi Ok. essere comunista.
No, metti la foto di lei. Sì, devi stare nel mezzo. Perché, no, più che altro è che deciditi, perché siccome devo prendere un rettangolo, cioè, se stai a sinistra non ti si vede. Ho capito, ma ragazzi, adesso dico una frase. Sì, sì, sì. No, no, è che pian piano tutte le volte fai. Perché mi piace? E io non so dove prenderti. Se laggo, avvisatemi, ok? Scusa. Sì, sì, vai. Ok. 33 tentini entrano tutti e 33 tentini laggo e sbeccarono il coronario. Laggo. c'è un piccolo problema, perché comunque sia, o tengo Roll20 aperto, oppure tengo Discord aperto. È una pagina web e ti dà così tanto noia una pagina a web. A quanto pare sì. Ma scusa, hai provato nelle impostazioni a dire tipo togli audio, togli web, togli qualsiasi cosa? Vediamo. Tipo allora, voglio trasmettere niente, voglio ricevere allora, niente. Enable background chat tip. Enable 3D dice. Appunto. Cioè, perché cacchio. In basso. Un'applicazione e una pagina ti faccia laggare così tanto. Allora, cioè, io addirittura c'ho anche coso, c'ho anche OBS aperto. Ah, c'ho... ok, no. Disable, ok. Anche perché poi il 20 tenuto in quel modo lì praticamente diventa una chat. Cioè, cazzo, se ti fa la gamma chat. Prenditi la webcam da Discord e mettiti la tua immagine. Ok, allora tolgo la webcam. Sempre se vi da noi, sempre se non. E vabbè, se mi dici così, tengo semplicemente la tua immagine da personaggio. Sì. È l'unica. Dove è preferibile sto aspetta punto. Adesso mi sentite bene aspetta no. Ripeto sì, dopo comincia a laggare aspetta boh. ecco la rifa no no lo fa ora è tornato ora è giallo stai laghicchiando comunque. verde giallo quanto hai di ping? Devo fare uno speed test. No, vai su Discord, cioè connesso la videochiamata in verde o quello che colore che è, ci clicchi sopra, ti dà il ping. Prova un attimo ora a togliere la webcam per vedere se tanto ti si sente bene. Tanto facciamo questa prova. No, fallo da Discord. Ma mi si attiva... da Discord. Da Discord. Se vuoi uscire dalla chiamata e unirti senza attivare... No, ma lo può fare direttamente allora. Anche da qui. Basta... No, dalle impostazioni utente. No, dove c'è esci dalla chiamata, sulla sinistra c'è disattiva la webcam, direttamente. Ah. Cioè, lo fai direttamente da lì. Io webcam non disponibile, quindi... Aspetta un attimo, così ti si vede meglio, però. No, cioè, scherzavo. Però lag lo stesso. Sì, lag lo stesso. La regola della L. Attivo la webcam. Ok. Dai, così c'è anche il mio marchio bello bello. Oh. No, vabbè, tanto loro non vedranno perché vedranno l'immagine di Vascul, giustamente. Quindi... Infatti. Mica è pubblicità a te. Ti culi, va bene? Comunque, ritornando a noi, ripeto, voi avete ancora quella rana davanti, ve le sbattete il cate, Sweet come al solito, se vuoi fare qualcosa dillo, tipo li casto una palla di fuoco. No, io delle rane ho sempre avuto diffidenza, quindi la lascio stare. Terminando io la guardo, discorso. La fisso, guardi che cavolo c'hai, che cos'è che non torna. No, hai tutti gli incantesimi, Sweet. Ancora un muro di fuoco lento. Fuoco lento. Ditemi cosa volete fare. Io al massimo vi posso dire, intorno a voi c'è sempre un po' di vociferare, del popolino che ovviamente sta facendo un po' i cazzi delle guardie che stanno ancora... Piuttosto ragazzi, quella figura oscura, non sono lui che la vita, suppongo. Ce l'ho con voi. Nonna? La figura oscura? Sì. Fanno la vista. Non sono...
Non l'ho visto solo uno, ok. Cosa cos'era? Boh. Io ho fatto due su Arcana. Ho L'ho chiesto fatto allora un arcano. era qualcosa che non ti so descrivere, però da quello che so potrebbe essere una cosa Ma è di la diciamo rana molto grassa, antica è quella rana di o merda. un demone molto 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 Un antico. demone. Un demone Grazie antico. dell'ignoria. Un antico Sì, da bene. quello che so sì, potrebbe, però non è detto, ecco perché volevo andare in una cazzo di biblioteca a informarmi. Dopo Comunque, potrebbe immagino c'entrare. qualcosa di interessante. Noi dovremmo andare. Buon odore o no? Dovremmo sapere. Interessante neanche più di tanto. Ripeto, Sweet, non hai più quella scusa. Non hai più, soprattutto non hai più strani langurini, te lo dico già in anticipo. Finalmente. Quindi Sennò basta veramente lo mangiare. uccidevamo. Solo io posso aumentare di peso in questo periodo. Basta. Comunque, dovevamo andare da Barlin dopo mi Suoi confermo. ordini. Sì, però comunque c'è un demone e c'entra qualcosa la rana e la cosa non mi piace per niente. Allora, ma Io ve lo ripeto, ragazzi, andiamo in una biblioteca. sarebbe da andare nel quartiere nobile, provo a vedere se riesco a ottenere un permesso. Andiamo. Sì, si Ascolta, mantenga sono centrato. centrale. Schiena dritta. Ragazzi, scusate, stavo scrivendo, che Braccio. devo fare? Se no, se poi ti metto con la webcam sulla sinistra, basta che me lo dici. Non lo so, rimango così, basta, ciao. Ma basta che rimani Fascista. fissa in un punto. Fascista. La prossima volta un livello in meno. Che palle, ma prima non ti avevo dato questi problemi, cioè prima ero lì che scrivevo tutto quanto le altre No, volte. magari non ci facevo caso, ma magari su Roll20 proprio sparivi. Vabbè. Ditemi voi cosa volete fare. Io vi posso continuare a dire quanto Andiamo è bello sta il gioco. cazzo di biblioteca. Quando Togari Va faccio. bene. Non lo so, dici tu se preferisci andare a Pogano o a dove bisogna andare. Visto che siamo qui, provo a parlare con il mio superiore. Vediamo se riesco a ottenere un permesso anche A solo per parte visitare la in off, biblioteca. te anche un'altra cosa da fare, Io. Dogar. Eh sì. Parlare col generale, lo so. Visto che devo comunque fare rapporto perché è successa un'altra cosa, torno subito. Va Vediamo come bene. si evolve la situazione. Te, Sweet, rimani con loro due o ti accolli a Dogar? Ah, ok. Vabbè. Vaskul, Ritorno nella parte sì. Intanto centrale. faccio quello più veloce, tra virgolette. Ok. Sweet, Vaskul Niobe. Nube. Voi aspettate e basta o mentre che aspettate fate qualcosa? Io aspetto e basta. Io vado a cercare Barlin da me. Quindi cerchi di... ti avvii al quartiere ovest, no, est. Io i punti cardinali faccio cagare. Te vedi Vaskul che prende e se ne va. Vabbè, tanto c'è proprio. Allora, Dover, te poi ritorni nel coso della caserma. Prima che Sì. arrivi lì c'è il tizio quello all'ingresso che ti dicevo l'altra volta, che appena ti vede entrare ti fa: "Cosa, ho sentito un po' di fracasso fuori, è successo Brusì. qualcosa di particolare?" Sì, c'è stato un incendio, c'è anche stato un assassinio. Vedi lui che, come? Cioè, boh, chi è morto? Sono qui apposta per andare a fare rapporto e faccio vedere la targhetta. Appena E vede vabbè, la con l'acqua. targhetta sbianca
e fa, vai dal generale immediatamente. Poi vedi lui che si tira su, comincia a prendere vari fogli che aveva sulla scrivania, sai, in modo abbastanza nervoso. Poi fa, anch'io avrò molto lavoro da sbrigare. Si gira, entra dentro, apre una porta che è la porta che aveva dietro lui alle spalle, che dà dentro uno stanzino. Chiude e senti rumore di roba che si muove, rimestola. Quindi probabilmente anche lui avrà un po' di lavoro da fare. Porca merda. Sì. Rientro, c'è ancora la guardia Quale in guarda? lato che ci ho parlato prima. Aspetta. Che Ah, mi te diceva sei che c'era già un po' nel difficile. casermone. Io dicevo il tizio, quello che al bancone appena entrato, che appena entri sulla destra. E ti dicevo lui. Ah, quello che mi parlava della nobildonna. Sì, Che esatto. c'erano i diplomatici, ok. Sì. Perfetto. Era lui. Infatti, per conto, lui è come se fosse sì, Segretario. il segretario del posto. E praticamente lei letteralmente. polmone. Non ci morire. Esatto. Ha letteralmente sganciato una bomba atomica di lavoro da fare, più o meno. Quindi fai un po' tu. Beh, Non ero in questo colpa momento ti odia un pochino, ma vabbè, dai. Non è No, colpa scherzo. mia. Lo carico. Vedi, senti lui da dentro, Carico. meno male dovrebbero stare tutti a casa, eh? La quarantena. No, scherzo. E ci vanno tutti a frasche. C'è ancora la porta chiusa? Immagino ci siano ancora i diplomatici. Cioè, la porta è chiusa, però non senti voci da dentro. Quindi. Vado lì e sento Bus? qualche parola o No, niente non di senti. Non senti niente. Allora niente. busso. Da dentro senti semplicemente la voce del generale che fa. Chi è adesso? Sono il capitano Dogar, posso parlarle? Devo fare rapporto. Tipo entro e. Entra. Vedi questo ragazzone, si può dire, in realtà non sai bene definire l'età, molto probabilmente è adulto per un uomo, però non sapresti dire se è adulto sul vecchio o un vecchio che si tiene tanto bene, quindi non sapresti definire, cioè se dovresti dargli un'età non ci riusciresti. Poi capelli lunghi raccolti con una coda alla meno peggio all'indietro, un po' di barba incolta, occhi marroni sotto delle ciglia un po' folte, un'armatura di. Indossa la sua tipica armatura di piastre completa che spunta da dietro il tavolo, perché lui è seduto dietro un enorme tavolo in legno massiccio con, vedi, 1.000 fogli sparsi sopra. Vedi spuntare l'elsa di quel de, della sua di una delle due armi che sai che è solito usare, che è uno stocco. Ti guarda e fa, ti prego. Dimmi che sono buone notizie. E tipo faccio un accenno di no con la testa. Sono Perché già quella baronessa mi ruppe le palle tutto il giorno. Cosa può essere successo di così grave che soprattutto vieni a cacare il cazzo a me? Dimmi. se vengo a disturbarla, capitano, è un vero problema. Sì, infatti. Ma questo lascia che sia io a giudicarlo. Comunque, fai rapporto. Mi dispiace portarle cattive notizie, però in quello estraggo la medaglietta e la porgo sulla scrivania. Appena vedi che vedi lui la guarda, ti guarda, dimmi cosa è successo. Chi è stato? Non sappiamo su chi è stato ritrovato per Quanto terra. tempo fa è successo? 5 minuti fa, 10 al E massimo. non sapete chi è stato? Non mi è stato detto.
Non ti è stato detto. Cioè, vedi letteralmente che tipo, vedi la vena qua che gli sta diventando enorme. Fa, allora, te la metterò nel modo più semplice possibile, che non ho voglia di spaccare qualcosa, anche perché poi devo pagare io. Ora, Non rido. l'unico tuo compito che hai nella tua esistenza è trovare chi ha fatto questo, venire a riferirlo a me e poi nient'altro. Tu non mangi, tu non bevi, tu non dormi, non fai un cazzo di nient'altro se non trovare chi ha fatto questo. E se entro domani, prima che io vada a letto, non ho il nome di chi ha fatto questo, come vero Dio, io ti impalo seduta stante. Sono stato abbastanza chiaro? Cristallino. Bene. Ti guardo come dire, se hai capito, sei già in ritardo. Secondo me dovete chiedere una cosa, però sto zitto. Corro via. Di lui che prendi, scappi, penso ritorni dove Stavano avevi gli lasciato altri. loro. Vedi, te, infatti, dopo qualche minuto rivedi lui che è praticamente sudato fradicio, che stai correndo in armatura, tra l'altro. Mentre nel frattempo. Immagino che ci siano delle novità riguardo al tuo caporale, ma non gli hai chiesto cosa fu più fondamentale. Questo Come si cazzo ci chiama. andiamo nella parte nord? Se ti serve andare a parte nord, Ah, come si fa? glielo stai chiedendo sul serio? Beh, sì. Sì. Non puoi andare nella parte nord. Allora, Ce l'hai l'autocertificato? questo lo dico a chiunque guarderà questa live. Ecco, quello che Porco. Giulia ha appena fatto si chiama metagame. E siccome io sono un master buono e caritatevole, il buon Dogan, vedi che corre verso, Di appunto, me cioè, ormai non hai sente lei che altro. gli fa questa domanda, è a metà di questa domanda, proprio in quell'esatto momento, alla rana grassa, gli viene una voglia matta di lanciargli un l'incantesimo che fa più danno della sua vista addosso a quel personaggio. A chi, a Così. me? No, no, Oddio. Rana Grassa vede Nube e gli viene una voglia malsana di castargli una palla di fuoco, tipo. Tipo. Sì, se, ti fai conto, senti quella voce che sai e ti fa. Il master sta parlando. Senti questa voglia impellente di fargli molto male, ma malissimo proprio. Ma soprattutto perché adesso, prima invece di stare a sinistra, adesso è a destra. Non sa mantenere il centro. Io ormai ci ho perso le speranze, tra poi li levo direttamente la pelle, no, scherzo, dai. Oh, mamma mia, mi avete rotto. E dove? Hai una mosca sulla spalla, aspetta, palo Con la mia del mano scheletrica gli do uno schiaffo fortissimo. vabbè. 21 si deve colpire, quindi sì, presa. Ma è quella che fa più danno? Dei tuoi incantesimi? Sì, no, allora fermati, fermati. No, 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 no. No, no. Più danno. Allora, io ho detto una cosa specifica. Te li lanci addosso l'incantesimo che fa più danno della tua lista di incantesimi. Proprio lì, lei lo lancia addosso, me lo dice, le lo E non te sputi. la levo neanche dal contatore. È gratis. Te la lancio lanciare gratis. Vai, tira su destrezza. Fireball. Chi? Te, Sono tira 42 salvezza. danni. Su 42. È morta. State Potrebbe zitti. superare il tiro salvezza Misericordia. su destrezza e prenderne solo 21. E Potrebbe. invece ne piglia Potrebbe. 42. Potrebbe. Potrebbe. Ah, te vedi Ma questo? Appena lei arriva a metà della frase, vedi la rana grassa che si gira. Gli spara una palla di fuoco che però stranamente, di solito come è fatta la palla di fuoco, colpisce un punto e esplode. Mentre sembra che colpisca Nube
E praticamente la deflagrazione rimane contenuta al suo metro quadrato, cioè alla sua persona, e direi che comincia a bruciare e cade a terra. Dimmi te cosa fai, Bogart. Minchia, io sono Aspetta, ancora a metà corridoio. sì, manuale. No, anche l'altro. Ma secondo me adesso ha ragione. No, te sei lì, come si dice? Dogger, te sei davanti a lei, hai visto questa scena proprio. Porca la puttana. È ancora in fiamme. Te fai conto, è una carbonella per terra. No, Carbone, carbone in fiamme o carbone senza fiamme? diciamo che no, sei a 0 punti ferita, quindi diciamo che sta respirando, ma diciamo è abbastanza brustolita. Porca la puttana. Ci Alice sono guardie vicino. praticamente. Sì, ci sono sempre le altre, che infatti vedono la scena e non sanno cosa fare. Perché Le in chiamo. molti non riescono a comprendere il fatto che è una rana e ha appena castato un palla di fuoco, con effetti strani, tra l'altro. Chiamo le guardie e gli dico di venire là. Arrivano lì. Pigliate, intubatela. Gli dico di portarla dal primo medico istanto proprio. Sì, cioè, Vedi, non c'è vedi posto in uno di loro terapia intensiva. che si avvicina. Mettiti a 6 punti ferita. Vedi che lì ti casta tipo un cura ferite e fa. Tanto l'abbiamo, come si dice, Stabilizzata. stabilizzata. Poi vedi, non sanno come prenderti perché ancora sei abbastanza croccante. E quindi vedi, uno si toglie tipo un mantello e cominciano a passartelo piano piano sotto, ti tirano su e ti portano al lazzaretto. Infermeria. Sì. Poi ditemi dove la portate, nel senso che dopo. Il lazzaretto è all'interno della zona centrale. Ah, proprio sempre caserma, insomma. I malati. Tutto Ok, sommato. grazie. Già si sapeva che era una tipa focosa. Quella devo aspettare. Io posso manifestare sola. Sì. E io però mi aveva riferito una guardia che dopo ho visto che correva dentro sempre in caserma. Riesco a risalire a quella guardia? Che No, aspetta, non ho capito. Quale guardia? c'era una guardia che mi aveva detto di questa cosa. Che è stato Aspetta, è bello che lo ucciso. sto narrando io e non sto capendo di cosa stai parlando. E chi c'è C'era... qua che secondo Allora, fa? c'era una volta Dogar che doveva fare le sue cose. Ah, allora. Quello dici quello che sta scartabellando, che te le ha detto le cose che ti ha detto il generale. Non Non lo so. Io mi ricordo che era una guardia che mi ha detto: è stato ucciso, che è Ah, sbiancato. quello che ti ha dato la piastrina la volta scorsa. Ah, Sì. ok. No, ma infatti cercavo in questo. Che cazzo? È scappato, cioè è corso via in A direzione. caso. No, è andato in direzione nord. Dimmi te che puoi fare. Devo sapere perché lui è l'unico riferimento, perché me l'ha detto lui. Cioè, io non so che cosa è Prova a chiedere alle successo. guardie. Fammi un di abilità c'è. No, fammi diplomazia che non ho voglia di. E se invece di diplomazia io carico? Ah, così, a caso. Carica la diplomazia. Aspetta, che lo sto trovando, giuro che lo sto trovando. Aspetta, che poi diplomazia, che categoria sarebbe sulla... Infatti Siamo sicuri che ci sia, perché. non credo ci sia. Diplomazia? A Ah. persuadere. Toh. Madonna. Ehi tesoro, fammi tutto quello che Giocare sai. alla 3 e alla 4. Ti porta a questi problemi? Si faccia un Cioè, caffè. persuade.
Non trovo più guardie. Per quanto, allora, vedi che cerchi un po' di informazioni, chiedi un po' alle guardie, quando a un certo punto c'è proprio uno dei passanti fa: ah, sì, io l'ho visto, sicuramente è andato fuori città. Buonasera, super grano, vabbè, benvenuto. Fa: sicuramente è andato fuori di... e te lo sto dicendo mentre ha tipo un cappello di carta stagnola in testa. Però ti sei abbastanza sicuro che ti stia dicendo la verità? Ma quello è il problema. Cazzo, è vero, mi fido. E però vado dalle guardie. Però infatti c'è la guarda che ti... cioè, vede te che ti giri, ti stai avviando lì, vedi una guarda che si avvicina e ti mette una manina sulla spalla. Capitano, se posso permettermi, non sta credendo le sue parole, vero? Non lo sta facendo. No, è tutta finzione. Ah, ok, meno male. Piuttosto voi l'avete visto uno che correva in maniera disperata, gli devo chiedere... Sì, l'ho visto che stava andando al quartiere nobiliare, penso starà andando a dar cambio a uno di loro, spero. Cazzo. Allora mi dirigo a... E in tutto nobiliare. Questo, ora si passa al povero Vascul, che poraccio, si stava camminando, quando arrivi al... come cazzo si chiama? Bardi. All'ingresso... No, perché devi tra l'altro, che ti stai andando dalla parte opposta della città. Da dove passi? Da sotto o da sopra? Dal mezzo. Era nel mezzo. Nel mezzo passo da sotto. Nel mezzo passi da sotto, scegli. Passo da sopra. Ah, vai e ti trovi appunto due guardie che appena ti vedono che stai cercando di varcare il posto, ti fermano. Ma scusi, sta desiderando certificazione. Fa desiderare. Guardi, stavo cercando il fabbro, anche perché comunque sia ho appena riscosso la mia taglia dello squalo osso che ho ammazzato, questi 800 crediti, e vorrei appunto prendere del nuovo equipaggiamento e anche magari, che ne so, anche... Beh, c'è un buon fabbro anche nel quartiere da cui sto. Ho sentito di un certo Barlin, non so se l'avete sentito nominare. Ah, sì, chi è che non l'ha sentito nominare? Sì, appunto, non l'ho sentito io nominare. Può passare benissimo dal quartiere sud per arrivarci. Intuizione, voglio vedere se mi sta dicendo il vero. Se mi sta dicendo. Stai laggando. Posso? Comunque a morte. Sì, vai, tira. No, allora, capisci che non ti sta mentendo e la sua intenzione è: tu di qui non dovresti passarci, e sta cercando in tutti i modi da mandarti in altre parti. Ah, quindi io allora, sa che Barlin non è dove sto andando dritto. Allora, perché ti fai conto, è come se la città fosse, ti immaginatelo come un cerchio diviso in quattro, con le diagonali, con al centro poi dove c'è il generale. Te sei sulla parte a sinistra e devi andare sulla parte sul quarto a destra. Te ci puoi andare o passando dal generale, o passando da sopra, o passando da sotto. Cioè, anche perché le diagonali sono mura, e quindi a meno che te semplicemente non fai un salto in alto di un certo livello. Non mi stanno prendendo in giro, però voglio non farmi fare un giro. No, è perché spudoratamente te stai cercando di passare dal quartiere dei ricchi per arrivare lì. Lui giustamente. Ah, ok, vabbè, allora comunque vabbè. Allora non c'è problema. Allora, seguirò le vostre indicazioni. Fai per girarti per tornare indietro quando vedi Vascul che sta praticamente ancora sempre più sudando, perché nel frattempo tutte ste cose se le sta facendo a fette, che sta correndo verso di te praticamente. Trovi Dogar magari che sta qua. Dogar, scusa. Ah, ok. Sono un coglione, hai ragione. Scusate, ma sto parlando, che cacchio. Devo fare una chiamata, scusate un secondo. Sì, vai. Dogar, ma sto parlando, che cavolo è?
Quartiere ovest, piuttosto, hai visto una guardia che correva per di qui? Non mi ricordo il nome. Lei... No, non ho visto nessuno. Fammi un Io tiro semplicemente su... sono... Perception? Intelligenza, no? Intelligenza pura. Intelligence. Sì, ti ricordi che praticamente ti ha passato accanto, cioè non ci ha fatto casissimo perché, bene o male, c'erano guardie che un po'... Sì, si stava... Magari banalmente se ti è passato accanto... Non è che... Guarda, Però credo ti sia ricordi passato che stava qualcuno. che è entrato dentro proprio il quartiere ricco. Ma Guarda, tipo è passato davanti a te giusto un minuto fa, cioè, nel senso nemmeno tantissimo, Docker, è passata da me giusto una persona un minuto fa ed è andata nel quartiere ricco. Stavo parlando con le guardie per delle indicazioni verso il bar lì in fa. Non ci ho fatto proprio caso, però. lì ci stanno le Ah, nel guardie che frattempo, Sweet, te dove ascoltano. stai andando? Sì, c'erano le solite guardie che appunto fanno la guardia. Ah, quindi stai andando anche te al lazzaretto con lei dopo che le hai dato fuoco. Si Vabbè. mangia qualche cadavere, pone fine alle loro Ok, sofferenze. vabbè, vabbè. La palla del fuoco educativa. Muro di fuoco sui feriti. No, Ah, vabbè, comunque. ci sta. Il muro di fuoco sui feriti. Muro di fuoco sui feriti? Perché? Li cauterizza? No? Lecca Bello. gli occhi. Ditemi voi cosa volete fare, In tutto ragazzi. questo dialogo Marge, c'era non dovresti anche... andare a fare di nuovo un altro rapporto? No, no. In tutto questo c'erano... Le guardie che ascoltavano il discorso tra me e Vasculo erano distanti. No, vabbè, vanno sentito. E Anche allora, subito dopo che me l'ha detto, mi ha detto questa cosa Vasculo, mi riferisco alle guardie, lascio passare, devo fare una cosa urgente. ti accompagno allora. Certo, capitano, se ha una motivazione per entrare, lei può benissimo entrare. Posso accompagnarlo? Ti guardano te, a questa affermazione guardano te. No, guardano te, Bogar, Doga. Dogar. Quindi, della serie. Se mi rimani Prego. vicino e non attacchi... Beh, se mi Ah, rimani vabbè, vicino... tanto, io credo di sapere che My New è cotto a puntino, no? No, te non l'hai No. visto. Te hai sentito Ah, l'ho solo visto. Ah, ok. No, vabbè. un odore di bruciato di nuovo, però... Beh, è andata a fuoco una Ridistante casa, comunque. quindi... È ridistante comunque, Vabbè, quindi... dai, ti Sì, infatti. accompagno, non farò danni. Però sto andando a 884. E appunto entriamo e vedo se... Beh, se è ancora in zona. Se c'è un... Ecco, Fatemi tutti e due... Aspetta, almeno si guardo un... bravo. Vedi se riesci a ritrovarlo, porco di... Oh, mi piacciono sti Moccolo. pokémoni che sono tirati a caso completamente. Su indagare. Investigation. Tararara. Oh mamma mia, cos'è oggi? Oh, eccolo, ho trovato Se quello tiro dell'elezione persistente. iniziativa adesso sto a casa. Persistenti. Entrambi appunto vi mettete a cercare più o meno e ovviamente Vaskul è un grande predatore, lo trovo, cioè praticamente lo vede per primo che vede questa guardia che si sta, cioè è chiaramente, diciamo, presa un po' dal panico, che a un certo punto banalmente la vede entrare una specie di porta secondaria di una magione, presente quelle specie di cancellini in ferro che solitamente danno ai giardini. Perché c'è, cioè, fate conto, questa magione che è enorme, cioè che è, fate conto, davanti a voi, lievemente sulla sinistra, ed è questa magione che definirla opulenza è proprio quasi sminuire la cosa. E
appunto lui entra una specie di entrata secondaria. Cioè, fate conto, ripeto, per darvi un'idea della magione, Dogar considera che l'edificio è grosso quanto il casermone che c'è al centro, con almeno vi sembra da tre piani tutto completamente in marmo bianco con intarsi in oro e vedete tipo rubini, gemme incastonate un po' ovunque. Statue che cioè, vedete dalle parti alte, tipo su quello che dovrebbe essere il tetto, tenete conto è in stile tipo greco, e sai, la navata, quella che c'è tra il tetto e la parte, cioè vedete tipo raffigurazioni fatte da pezzo artigiani di un certo livello e Insomma, spessore. Cioè, voi guardate il nuovo quella set del casa, cioè, vi documentario di sentite. Alberto Angela. Cioè, fate così. Detto in parole povere, anche solo a guardare quella casa vi sentite dei pezzenti. Porco due. Cioè, giusto per darvi una prospettiva. Perfetto. Ma noi Come siamo si esce da concentrati sto su qua? altro, quindi lo indico e gli dico fermatelo. Fermatelo, Dice con Michele. vedi. Cioè, tipo, Fermate quella mano. due guardie che stanno facendo la ronda, ti guardo e fa. Chi, Aspetta, capitano? ma è Pe un è una è una È una alla guardia, quella che guardia, stai quella che dicendo, sta correndo, fermatelo, è è una una guardia. colpa Fa intrappolante. chi? Puoi provare, cioè, ti lo faccio con svantaggio perché lui sta entrando dentro il coso. Quindi c'ha la copertura del. Allora faccio dei tiri standard senza Sì. andare a vedere la cosa. Una freccia senza freccia. Ok, secondo. Non ho capito. Lui sta entrando e allora devo tirare con svantaggio. Svantaggio perché come cioè cerca di pigliare all'ultimo istante in cui riesce a vederlo. È un tiro difficile per definire la difficoltà, gli do svantaggio, quindi tira due volte e sceglie il risultato più basso. Scocchi la freccia, ma colpisce nel muro e il tizio entra. Comunque, le altre due guardie ti vedono, vedono appunto il tizio che sta. Fa, capitano, ma che sta succedendo? Devo parlare con quella guardia, con quella che sta correndo È frenetica, appena trotta qua. entrata nella magione della baronessa. Che ha combinato? Deve rispondere a alcune domande. Ti deve dei soldi. Ti deve dei soldi. È importante. Mi ha tirato un cornetto in faccia. Pigliatelo, pigliatelo. Se uno finivi come Willy il coyote che si sparava lui con la freccia di Maria Alizia, esatto. Può entrare. L'ingresso è quello. Chiede direttamente della guardia. Comunque, uno di due ti guarda e fa, io la conosco. È il soldato Rod. Basta chiedere di Rob, lui. sei Rob. Rod. R.O.D. Rod. Basta Fatto un chieda di rodaggio. lui, magari sta facendo tardi al suo turno di guardia. Può essere. Comunque io sto correndo sempre in quella direzione, cercando di Vabbè, appena dice questo, beccarlo. schizzi verso l'ingresso, vedi che ci sono due guardie fa. Capitano, è strano che. Bazzichi, perché da dove è entrato lui all'ingresso della magione ci vuole almeno 2 metri a corsetta, giusto? Cioè 2 minuti a corsetta, giusto per darti. Madonna, ha un Vedi. giardino interno di un Fa parco strano, naturale. non pensavo di vederla da queste parti. Di solito non ci viene mai. Necessità, devo parlare con il soldato Rod, dovrebbe essere appena passato. Ah sì, mi pare che avesse il turno alle stalle, se non mi ricordo male. Guardi, appena entra al secondo incrocio sulla sinistra,
non la prima, non la seconda, la terza statua, giri a destra, va da tutto a diritto e lo vede, è quell'enorme casolare in legno nero, poi dovrebbe sentirlo più o meno dall'odore dei cavalli che ci sono. Ok, io le so queste cose. Dogar le sa. Ah, Dogar le sa. Aspetta, Adesso te lo sto poco. seguendo, Vascul. Sì. Allora, Aspetta, dov'è che devo andare? tiratemi entrambi su Orientami. sopravvivenza. Madonna. Oh. Ah, io c'ho il for survival all'alto. Allora, io Sì. devo andare dritto dopo la terza statua. Ho survival alto. Avete uguale. Anche Vascul, praticamente te incominci, entri dentro, fai ok, ha detto che devo andare qui e Vascul che ti segue, sì, è vero, arrivate è vero. e dopo 5 minuti vi ritrovate davanti un gazebo con, vedete, questa signora di mezza età. Che sta bevendo del tè al centro del. C'è un Secondo me abbiamo tavolino. sbagliato strada. Sta bevendo del tè. Se lo notate che ha un vestito sfarzosissimo. Le labbra colorate di un celeste, diciamo opaco. E un ciuffo di capelli dello stesso colore che li copre quasi metà del viso. E È si madre. gira, vi guarda. Ah, il generale ha finalmente deciso di mandarmi altre guardie. Poi guarda Vascul, fa. Magari poteva mandarmeli meno zotici, però, eh. E vedete, fa. Comunque, Gli tiro un fa. rutto in faccia per risposta. Lo blocco instant. Fa. Ah, immagino che è lei il cervello del gruppo. Me ne compiaccio. Comunque, i cessi della servitù sono sulla vostra destra. Dopo 10 metri li trovate sempre sulla vostra destra. Gli spazzoloni dovrebbero essere lì. E continuo a bere. E vi sta totalmente ignorando. Scusa, come ci ha fatto a vedere se ci sta ignorando? No, nel senso che vi ha detto questo, dove dovete andare e cosa dovete fare. Poi semplicemente sta ritornando a bere il tè e a ignorarvi totalmente. Cioè, per loro, cioè, già sembra quasi che vi abbia parlato con un Dire certo rimordi. tono, cioè un certo livello di disagio, un po' come se tu cercassi di parlare a una merda, più o meno. Più o meno. Facendo il saluto militare, chiedo scusa per il disturbo. Mi sa che abbiamo sbagliato strada. Non ci passiamo molto in questi posti. Chi le ha dato il Immagino che ci sono permesso mai di passato. parlarmi? Mi sta insudiciando le orecchie. Ho dato un compito, non sa svolgere neanche quello. Ha bisogno che io gli insegni a pensare o sua madre questo lavoro almeno lo ha fatto. Ho detto, hai il suo compito, vada. La finestra è aperta. Quale finestra? Di un gazebo? Gazebo, È un ok. gazebo quale finestra? Scusa, sì, è aperto. Comunque Ci sono dei gazebi che sì. hanno le finestre, non scherzo. Vabbè, sì, Io capito, però se giuro. no ti dicevo un gazebo con finestroni. Vabbè. Facendo, ordino, vabbè, con un fischio ordina proprio di cambiare la tazza di tè. Fammi un Cretino, tiro, per colpire. no, ma nel frattempo noi ce ne andiamo. Che ne sa lei che Fammi un tiro per colpire. io. Cioè, non voglio fare Ah, no, danno, eh. aspetta. Prima No, ditemi dove non voglio andate poi fare danno. dopo. Io faccio cenno a Noi Vasco ci rivoltiamo. di Noi ci rivoltiamo indietreggiare e ce ne indietro. ritorniamo in. Sì, però Allora, intanto, noi ok. intanto che però ce ne andiamo, faccio un fischio. Allora, Vascul, tirami per colpire di poplio. Becca la tazza. E Sì. lì tu che casca la tazza. E mo so cazzi. E mo so cazzi tua. Ma io non volevo. Ma Tattariti. semplicemente Ah, no, noi ma stiamo fatti. Ma arretrando. che dice niente? Tranquillo, Scusa, ma dov'è Poplio? non succede nulla di Scusa, dov'è male. Poplio? Ah, intanto a Poplio mettili 4 danni. Pure. Te. E vedi
No, più che altro fammi un percezione, perché per vedere se lo senti. Chi cosa? Chi fa percezione? Che poi aspetta, ma proprio non aumenterà mai di livello? Ma Perché è rimasto a 32 punti vita per un bel po' di tempo. Non è che anche lui non gli stia aumentando. praticamente te quello che vedi è questo, vedi che Poplio cosa gli casca, però passando vicino a lei vedi che le piume di Poplio incominciano a brinare e poi vedi scena dopo che lei tipo fa un gesto con un dito e vedi che parte uno spuntone di ghiaccio che va per colpirlo, ma proprio all'ultimo proprio lo schiva. Ma fa conto. Era un. Sarebbe stato un Insomma, bel pollo alla. Fa. l'ha beccato di spregio. Mi ha fatto. Senti. E poi tipo senti qualcosa di sprezzante, ma siete già abbastanza lontani. Fate. Ritiratemi sopravvivenza. Ma dai. Eh sì. Però aspetta, ma proprio non prenderà mai più Cosa? punti vita, cioè, ogni Allora, livello. come punti vita c'è anche scritto. Un punto di vita prende. No, mi è sempre rimasto a 32 da un bel po' C'è di scritto tempo, quanto è dopo di punti quasi vita 32, accanto. ma sono sempre Sì. rimasti 32. Lui, no, Io lui non ti voglio aumenta di bene punti come vita. se tu fossi anche solo vagamente normale. Allora, se vedi sui punti ferita c'è scritto 32, leggi cosa c'è scritto tra parentesi. Per 4 per livello ranger. Esatto, il tuo livello è? Il tuo livello è? Scusate se ci ho messo tanto. Salve. Comunque Ciao. dicevo, 8. per Quindi 4 di fa? 4 però. Oh, cacchio. Però. Quindi se non sei te che cambi le punti ferite al tuo animale, io non te le cambio. Anzi, per me rimangono E quelli come? apposta, almeno così muore prima. Cioè, almeno così poi ti Vabbè, le quindi 8. ricordi. E poi i tiri per colpire danni aumentano quando aumenti il. Come si chiama? La competenza. Vabbè. Competenza No, animale. aspetta, dai, survival. Vai, vediamo. Ma io piuttosto non posso fare percezione per vedere Oh se shit. trovo la stalla o altre guardie. Niente, a sto punto. Tirami anche te, Dogger. Invece di tirare sopravvivenza, non ci sono altre Fammi guardie o altre. investigare allora. Perché non c'è percezione che c'ho. Percezione le. Vabbè, allora no, percezione non te la faccio. Sì, delle guardie le trovi, però devi vedere. Guardie. Investigare è trovare guardie che potrebbero. Che sennò ti dovrei fare dialogo per ogni guardia che trovi. Con un investigare ti faccio in generale. Hai chiesto un po' in giro per vedere se riesci a prendere la direzione. Scegli te, vuoi ruolarti tutte le conversazioni o vuoi arrivare lì? Indagare. No, era semplicemente un po' per. Perché Giulia, ti no? dammi un D20. Per cosa? Perché quando i personaggi scendono a 0 punti ferita, Ma non ci sono a sono. 6 punti ferita. Sì, ma prima eri a 0. Ok. Cazzo, pensavo. Per un attimo speravo fosse coso. Speravo fosse Doggar. Che però non mi sta tirando. Perché non ho capito. Quindi. Allora, vai, ti hanno portato dal Cerusico, che semplicemente ti ha fatto un ristorare, quindi ti ha riportato al massimo dei punti ferita. Però ti è rimasta una cicatrice minore sul palmo della mano destra, cioè sul dorso della mano destra. Che appunto, sai, presente quelle cicatrici da ustione proprio? Considera che, a meno che non sia una magia di guarigione di livello pari al sesto livello, cioè come livello di incantesimi, questa cosa non si rimuove. Dai, ti è andato di culo perché potevi perdere una gamba. Ma questo si capisce che forma. Hai proprio tutto il dorso. No, hai proprio tutto il dorso della mano bruciato. Cioè, lui ha cercato di. Cioè, ti ha ricurato
Però diciamo che non è arrivato proprio fino in fondo a rimetterti nuova Elinda, e ti è rimasto appunto questa dorso della mano sempre abbastanza sfregiato dal fuoco. Scusate ragazzi, scusa, questo te lo devo dire, Mirko. Scusate per l'assenza, ma mi hanno all'ospedale che mio parente è nuovo ricoverato e quindi sono un Ah, po'. Ho ok. dovuto sentire quello che Eh dicevano perché sì, è mamma è al ovvio. lavoro e Sì, doveva no, vabbè, ci sta. sentire. No, Scusatemi vabbè. tanto. No, no, cazzo, Anche perché... se mi vedete anche un po' scossa, scusatemi se piango, ma non è un. Ve vabbè, l'ho detto anche immagino. cioè, prima. Però No, scusatemi no, no, tanto, ve lo vabbè, dico tra... per. No, alla fine siamo qui per giocare, non per... Sì, Cioè, ma ecco. ve lo dico per correttezza, quindi. Sì, tanto. E... Bogar. Dogar, Quindi se mi insomma. vedete sparire un attimo, ci Sì. sono, magari sono un cane, ma abbiate pietà, ma io Tranquilla, tranquilla, non c'è problema. cerco di esserci perché giustamente si sta giocando, sta facendo. Poi Non so. vi farò sapere. Sì, infatti faccio. Dicevo, Dogar, investigare. Terrana cosa devi tirare? Ma io Effettivamente. intanto posso fare qualcosa, cioè mi posso alzare e andare a Sì, cercare ora loro. Ok, ti allora sei, vado a sei un cercare. po' claudicante e ancora puzzi di pollo bruciato, però diciamo per il resto. Nulla ho sbagliato, ti ho mandato una cosa in più. Ah, fammi vedere. Quanta... Ma sta roba lì che... No, è roba di Pathfinder, Sweet, non ci casta niente. Che... Ah. Dicevo... ecco, mi sono perso. Comunque, dicevo, Giulia, se puoi anche cercare di... ritornare da loro. Tanto, bene o male, basta che chiedi a magari alle guardie fuori. Infatti, no, vado a chiedere di loro. Fammi... Anche se ti dammi un indagare. Bene. Un problema con internet. Qua. Fa conto. Ni proprio almeno arrivi alla villa. Allora, ti spiego perché non c'era di là. Loro sono arrivati in questa, seguendo il soldato che stava correndo, in questa villa fatta, è enorme. Quindi, già parti dal fatto che è enorme. Tutta in marmo bianco con intarsi in oro, pietre preziose, statue. Uno stile che ricorda molto quello greco con qualche variazione in barocco. Per farti capire, come ho detto bene a loro, anche solo a guardarla te senti povero in merda, cioè nel senso ti fa sentire, cioè proprio l'effetto che ti fa è farti sentire povero, ti fa sentire un povero in merda. Ma a me che me ne E frega, sono abituato a stare nei boschi. sì, però nel senso comunque, ma perché anche all'interno vedi comunque anche piante, erbe, castelvare molto ricercati, alberi che pensavi di non rivedere mai. Sì, va bene. E poi, guarda, ti dico, quando praticamente pian piano ti riaggiungi a loro. Baskul e nel frattempo Dogar, avete fatto abbastanza schifo. Salve. Mamma. Dopo altri 5 minuti, vi ritrovate all'ingresso con appunto Nube lì che sta parlottando un po' con le gabbie, così con le gabbie, con le guardie. E la rana grassa dietro. E la rana, no, e la rana direttamente penso ti stia sulle spalle. Ah, ok, va bene. Ma
cosa è successo? Perché se... ecco dove ho detto con la puzza di bruciato, ma cosa è successo? Non notate voi che c'ha la mano tutta ustionata? Magari me la sono anche fasciata prima, però. Quindi magari. No, me la sono fasciata prima. Magari prima me l'ha fasciata il tizio, magari l'ho vista proprio. Fasciata, ovviamente. Che ne so io. Vabbè, notate la fasciatura sulla mano. Se non sta male. A queste parole io. No, che avete detto? No, è bello. Si è fatta male? Allora. Ho parlato in contemporanea, non ho capito niente. Io ho detto niente. Te magnate con la costatina e sta zitto. Dicevo, ti sei fatta male? Sì, diciamo un piccolo ricordo della rana grassa. Rana, che hai fatto? E gli faccio vedere ovviamente la mano bendata. Ma non è nulla di che, non fa neanche più male. Gli hai mangiato la mano, brutta pasta. No, veramente, ma a quanto ho capito ero completamente ustionata, quindi... Sì, no... Allora. Per fortuna ti sei ripresa. Sì, ma vabbè. Piuttosto. Beh, almeno non ora... parlare con la guardia. Almeno ora si può dire... Almeno ora si può dire che sei una tipa. Una tipa? Una tipa? Pollente. Ah! I commenti utili. Lo guardo e faccio rana! Mi può lanciare una palla di fuoco a questo stronzo e anche al suo piccione, per favore. Ciccione io, ma va. Cra. È un cra di sì o un cra di no? Non puoi parlare. Non puoi parlare con un cra. E tu la guardi e faccio, ti prego, qualunque cosa, ma fagliela pagare a questo. Ti prego. Perché avrebbe offeso anche te fino a prova contro la rana, quindi ti puoi tranquillamente vendicare. Ma chi è? Non puoi chiedere, non devi chiedere a me. La tua rana può farlo? Sì. Puoi cercarti una palla di fuoco in mezzo a delle guardie con loro nel mezzo? Ne subisce le conseguenze, i problemi tuoi. Poi dall'altro ci devi anche aggiungere quello. Quindi non lo so. Scegli. Va bene. No, non volevo questo. La Sicilia di quale fa cra. In tutto allora, questo... una grattatina sul muso, stile gattino. Così. Tirami un addestrare animale. No, era un modi carino, non volevo fare niente. La carica. Boia. Cioè, era una sorta di... Sweet. Il tocco delicato di Nube ti dà ti mette calma, cioè era un mo' di affetto, non sì esatto fare senti proprio l'affetto suo, ti fa stare bene. Ricordo a tutti che comunque la rana grassa, per quanto bene si spopoli, è sempre una rana, di base, quindi... Sì, ho capito, sempre... però era per comunque era per molti buffetti. No, ma ripeto, è come con un cane, tra virgolette. Ok, magari tiri un buffetto, ma il fatto che magari a seconda di come glielo dai, cazzate varie... Sì, c'è un ricordo, c'è un imprinting diverso con l'animale. La rana... degli sbuffi di fumo leggeri dalle... dimmi te, lei che ti gira, io ti ricordo gli occhi rossi che si gira, ti guarda, fa le specie di sbuffi di fumo. Comincia a fare le fuse. Mi viene in mente qualcosa nel mentre, Master, quando vedo questi sbuffi di fumo o no? Fammi su un sempre su natura. Naturalmente. Ecco. Ti sembra strano? Sai come quelle volte che dici non può essere, coincide troppo la cosa. Hai proprio sentito, sai quei racconti dal capodruido? Che effettivamente il comportamento che ha avuto, che ha avuto la rana, più che di una rana, ti sembra di un dragonide. Solitamente sono loro che fanno, quando sono contenti o felici, fanno quelle specie di sbuffi particolari dalle narici. La guardo e faccio... Cosa? Ho visto bene?
io continuo, ovviamente continuo a carezzare, dargli questi sbuzzini. E ti fa tipo come il riccio quello che gli gratta la faccia. Vabbè, no, l'accarezzo sul l'accarezzo qui sotto, no? Passo da sopra. Soprattutto noti una cosa particolare. Non si scende muco. Come rana, solitamente le rane sono viscide di natura. Sì, lo so. No, lei è liscia, è, ripeto, sembra proprio fatta in bronzo. Sì, ho capito. Ma guarda, faccio, che bello animaletto la compagnia. Beh, a parte per i bozzi. No, quelli... vabbè, ho capito, però... Le palle di fuoco. No, no, nel senso, è liscia, ma a parte per i bozzi, quindi... Sì, però dico, questi sbuffetti sono carini, quindi... Vabbè. E i party killer. Nel frattempo, Diego si è rifatto ridire la strada. E quindi. È che me la sono segnata proprio a fuoco. Ma guarda, c'è Vascul con me, giusto? Sì. Ecco, Vascul, mi sa che la nostra amica qua. E gli indico la rana mentre la accarezzo, ovviamente. E faccio, sta amichetta qui mi sa che è una di quelle cose che mi ha detto il capodruppo. Pensaci bene. La mia ferita alla mano. Intanto io ci hai detto soltanto, cioè mi casti una palla di qualcosa che hai fatto solo. No, no, non te la tira, però comunque è presente la mia bruciatura qua, no? Questo sbuffare leggero, no? Così, non ti ricorda niente, Vascul. Fammi il tiro su natura. Poplio? Cosa c'è tra Poplio? Vi faccio vedere come funzionano i buffetti. Affettuosi. Di Poplio ti capisce, perché ti capisce... Di che neanche ti si poggia sulla spalla, sai, con le no, direttamente ci si spaparanza così e fa sì, grattami tutto e si mette con la schiena qua, con la testa che gli va davanti, le zampe che stanno dietro, con le ali aperte, si fa sì, grattami tutto. Visto? Guarda, impara. Vabbè. E proprio che poi vedi proprio che si guarda e si gira, guarda la grassa e ti fa. Comunque con le piume. Non mi piacerebbe. Che ha detto? Non ho capito. Devi fare un coscienza natura, Vasco. Ah, è vero, sì, tirami su natura. Naturalmente. MacGyver, buonasera. Lui numero... è Salvatore, è il master nella mia campagna. Vai, menali tutti. Ciao. E anche te, Vascul, effettivamente, dopo che ti ci ha fatto... ti ha messo la pulce nell'orecchio, Nube, effettivamente anche te ti sembra strano, sei arrivata alla stessa deduzione di lei, ovvero, sì, sono comportamenti tipici, ma di un draconide. Ma che succede? E poi notate questa cosa della rana grassa. Evidentemente questa ranocchietta ha qualcosa che nasconde. Faccio uscire dalle fiammate dalla camicia e mi si illuminano gli occhi di rosso. Appena dici così, vedi, visto che ha fatto questo genere, ti giri e vedi la rana che c'ha gli occhi che gli si stanno illuminando, sì, e lancia delle piccole fiammate. Ma tanto non ce l'ha come ce l'ha con Pascal, quindi qual è il problema? Senti, ciccia, stai buona, ma che fai danni, come. E in tutto questo, voi però, ora dovete ancora trovare il tizio. Ce la farete a districarvi nella villa? Ma sto tizio! E mi sto facendo dire la strada, puttana Eva. Vedi, cosa è il tizio che te lo ride? Ma Diego dove è finito? Fate conto, voi state parlando... Diego, Dog. Voi stavate parlando e praticamente... Dogar era defilato da una parte a parlare con una guardia da tipo un quarto d'ora a farsi ridire 12 volte e a scriversi dove cazzo è sto coso. Addirittura 12 volte. No, ma perché più o meno ti fa, perché dopo la seconda, quindi la terza, no, la seconda, ricominciamo da capo. Quindi è tipo un discorso di no! E poi dopo fa, ok, l'ho scritto tutto, ci siete. Allora, adesso è quella bella, allora, prima dritto, dopo la terza ora me la ricordo. Chi ce l'ha? Ce l'hai te la mappa, quindi? Porca troia, ce l'ho mi tiri
su sopravvivenza con vantaggio. Daje, Devi. daje, due volte il risultato migliore, daje. Allora, ho fatto 13, adesso è dado. Sempre di 20. Ce la Vedi che faccio? Porco do. appunto a metà strada vedete Dogar che sta per un dragonide, non so, sudano i dragonidi? Sì. Sì, che sudano. Sì. Sì, ho sudato Vedete prima per. letteralmente che a un certo punto si ferma un Nico, istante. scusa, e soprattutto a me mi sembra, perlomeno per come immagino i dragonidi, perché me l'avevano detto un po' di tempo fa, sanno anche di zolfo mentre sudano. Eh no, ma perché più che altro il discorso mio è che i dragoni comunque li associo sempre ai rettili, alle lucertole, non nella. Ma i rettili Sono, sudano. sì, ma sono animali a sangue freddo, quindi. Ma Cioè, l'idea. sudano. Ah sì, no, ma infatti la domanda era quella. Cioè, vedete che tipo si ferma un secondo, suda freddo, poi riguarda il foglio. Si guarda intorno e fa: ah no, sì, è di qua. Si gira e vedi. E poi alla fine vedete appunto questo enorme viale, questo lungo viale, tutto alberato di alberi di melo con i frutti bellissimi, sembrano belli maturi, danno una voglia di mangiarli che non avete idea. Sentiero tutto pulitissimo, bello battuto. E in fondo vedete questo definire capanno dove ci stanno gli animali è riduttivo perché penso che È neanche una villa cioè dove ci tengono gli animali. per farti capire la cantina di questo posto è grande più o meno quanto la casa che aveva Anube all'interno della foresta. Quindi nel senso una catapecchia, via, ho No, capito. Questo posto te considera come casa tua, cioè dove ci tengono la valli, dove stavi te, aumentano di almeno 10 volte in lunghezza e in Sì, in profondità. confronto casa mia era una Esatto, catapecchia. più o meno. E vedete, e cominciate a sentire rumori di nitrito di cavalli, rumori di zoccoli. Beh, sembrano le stalle. Io ci sono anche gli altri. Sweet. Poi la Scassa palla di defo. fuoco. Ok. Un'altra. Di zoccoli. Adesso Ditemi voi, vi sì, avvicinate anzi, io parlo. normale? Vi avvicinate furtivo? Castate Ciao, mi palla di avvicino. fuoco? Raga, non me le devo io. Cioè, non è che mi posso Mi avvicino io normale. mi avvicino Tiramo. furtiva. Io ci vado cauto, va. Mi avvicino normale. No, ci dovrei Guardo. avere Che cazzo ti un vai qualcosa furtivo? tipo. Ho fatto anche schifo, quindi. Passo senza traccia dovrei averci, no? Furtivo. C'è mi pare l'incantesimo del passo senza traccia. Cioè, Tecnicamente dovrebbe. Aspettate, mi pare che ce controllo. l'avevi perché mi pare una volta l'avevi Eh lanciato. sì, infatti è Perché fatto, dovete però non tirare mi furtività? controllo. Aspetta. Aspetta. No, parlare con gli animali no, divinazione no, cura ferite. No, blocca persone. Sì, passare senza tracce. Casti di passare senza tracce. Sì. E di che te. Allora, la scena, Dogar, è questo. Te che tranquillamente cammini, quando a un certo punto ti giri verso Baskul e vedi lui che sta facendo letteralmente. Te l'hai visto le follie dell'imperatore? Io sì. Sta facendo Ah, Vasco. tipo così. Fa. Così, e te lo stai guardando malissimo quando a un certo punto da dietro senti tipo borbottare qualcosa e poi non. Cioè, tipo lui che non sembra più fare rumore. Cioè, senti addirittura quasi per un attimo amplificato il rumore proveniente da fuori, tra virgolette. Però, tipo, non senti più il rumore dei tuoi passi, dei suoi, di quelli di Nube. Come se ti mancasse una scala di. Appunto di suoni mentre vi state avvicinando. What the fuck? E la rana grassa nel frattempo è sempre sulla mia spalla. Yeah! Esatto, che ti sta castando palla di fuoco nell'orecchio. No, ma scherza! Nell'orecchio. Ma fanculo! E
Vi avvicinate. Che fai? Allora, Non voi tutti. vedete appunto questa stalla con all'interno ci sono almeno 5 cavalli, di cui due neri, uno bianco, Quello e nero è altri mio. due, ma macchiati. Quello nero è mio. Non, nessuno sono nessuno sono tuoi. E appunto vedete tipo delle guardie che stanno pulendo i vari escrementi, un tizio che sembra cioè un altro paio che stanno strigliando i cavalli, uno che co sembra coordinare tutto quanto. Vasco, fammi un percezione per vedere se vedi la guardia quella che ti interessava. Road. Sì, lo vedi Bing, che è per uno di quelli che sta letteralmente spalando merda. Proprio letteralmente sta Beh, spalando letame. ragazzi, Logan, ho trovato il tuo persona da indagare. Sta spalando merda. Vedi tu, io non c'è. Perfetto. Vedi, guarda, e faccio perfetto, andate voi, rimango. No, no, ci va soltanto Dogar perché io a quel pezzo non mi capisci. Bah, Vai, vai. problemi loro. E mi avvicino a Rod. Tu sei Rob. Che stupido. Rob. No? Quanta classe armatura c'hai il tuo piccione, Vascul? Stupiccione. 6? Sei. 16. Ah, ok. Li fai tirare un tiro salvezza su Costituzione. Oh, cavolo. Praticamente te mette cose. A un certo punto te senti tipo un leggero senso di freddo. Poi vedi. Senti un toc. E poi vedi il poplio che praticamente ti frana davanti. Fa. Oh! Senti una cosa tipo la voce. Sei il tipico voce da maggiordomo. Quello. Oh, signora! Finalmente lo ha preso! Ah! Non avevo alcun dubbio! Lei è la migliore! E poi senti di nuovo la voce della baronessa che fa. Ah! Mi era sfuggito la prima volta! Non potevo tollerarlo! E pian piano vedi che si sta avvicinando verso la sua preda. Scusi, ma che fa? Chi è lei, Ma lei qua? zotico? Io rimango nascosta. Ti guarda e fa. Oddio, non osi neanche parlarmi. E Gli punto lo spadino corto alla gola e dico, estrai sono la il tuo capo. spada? Quello. Stai Spadino con lo corto spadino. alla gola, si Sì. sente A tantissimo. school! Ragiona un Ah, secondo! te Dogar vedi lui che sta per estrarre la spada. Te cosa fai? La sua intenzione è abbastanza palese. Io mi getto su Bascoli in automatico. Te vedi. Questa la devo fare. Scusatemi. Bascul, fammi un tiro salvezza su destrezza. Pigliar culo. Praticamente vedi quasi dall'ombra che spunta Gnume che fa. No! E te fai. Ma vai a cacare. Vedi. E cadi praticamente di pancia per terra. E poi, te Dogar invece che fai? Porco Dio. E basta con sti moccoli, ti giuro. Oh, la prossima volta Se devo. fa un casino, adesso lì tutti e Io due. cercavo di fermarlo. Cercare di Dai, far c'hai finta. tempo. Allora, cosa fai? 3, Vado 2, da Vaskul 1. e lo fermo. Fate una Quanta prova. metratura? Allora, tirate tutte e due su forza, forza pura. E chi fa il valore più alto si vede cosa succede. Dogar, fai veramente cacare. Meno male che Vasco. Vedi che te Vasco stai per tirare fuori la spada quando praticamente ti senti la mano di Dogar che ti preme sulla tua e te la fa rinfoderare. Un po' come dire. Meglio di no.
E vedi la baronessa che vede la scena, fa: Ah, Bob, non sapevo che avevamo ingaggiato dei nuovi clown. Perché non mi dici mai niente? Ah, non Io mi. mi E alzo, mi pulisco un po' le vesti. vedi cose che si avvicina, fa: Ah, è stata simpaticissima. Vedi che cerca di darti un buffetto, ma tipo ti sta a 2 centimetri come se non ti volesse toccare. Poi Io fa, parlo due ah, centimetri, sta a 2 metri. tieni, e ti getta una moneta d'oro. Per avermi fatto sorridere. E Cecilia fa, ah, poi vi guarda tutte e tre e fa, mi aspetto uno spettacolo meraviglioso, mi raccomando. Andiamo, Bob? E sì, Sì, che. ci conti. Io vi faccio ovviamente sbofonche così provi, Colpo ci intrappolante sulla baronessa. Ti immobilizzo a terra. Porco Dio. Prova contrapposta di forza. Prova Ma contrapposta come di posso forza. volare? Ma come la rana può già volare? La rana. Ma Oh, questo non l'avevi detto, cavolo. amico, che la No, rana poteva aspetta, ma infatti. diventare rana. Aspetta. Allora, voi vedete prima del. Te. Due scene in contemporanea. Da una parte vedi te che ti vai per alzarti e c'avevi la rana qui che ti guarda e vedi appunto come se, te l'ho detto che la sua pelle sembra bronzo liquido, sembra, e a un certo punto incomincia a, come a crearsi, come se si stesse proprio forgiando pian piano, due ali da pipistrello e comincia a volare. E I miei va dubbi, verso la baronessa. ovviamente i miei dubbi diventano ancora più fondati. Mentre successivamente vedi Doga, vede Vascul che va per estrarre, cioè va per prendere l'arco e di nuovo non fa neanche il tempo a tirare su a levare la mano dall'arma, dalla spada, che Doga intuisce cosa vuole fare e gli sloga un polso. Scusa Mirko, Mirko scusami, ma io dopo questa cosa qui della rana grassa i miei dubbi diventano ancora più Eh fondati. sì, è abbastanza. Guardo loro in faccia ragazzi, mi Non sa che... peraltro, Dogar, come background, io ho appunto l'odio verso le classi ricche, quindi chiunque mi No, tocca ragazzi, la o cosa mi più tocca proprio per me. sconvolgente è questa, oh. Cagatemi, bimbi, vi faccio così a loro due, ho detto, ragazzi, ma vedete quella cosa che vola intorno alla baronessa? Sì, che infatti vedete anche la baronessa che la sta guardando fa. Oh! Che bello, non sapevo che c'era un mago da queste parti. L'avete quella cosa, vero? È Sì, la un... Lo notate posso adesso. dire, ma lo posso dire ora. Ma lo potevi dire anche prima, non è che. È un drago, è un cucciolo di drago. Ma che brutto. Di tomba. Tipo, io gli ho dato che l'ho appena spezzato il polso, tipo ti sei sentito crack. E non era Ora una magari rana, l'hai fatto era un crack, però drago. gliel'hai un po' No, cioè. ragazzi, ma cioè, a te, Dogar, davvero ti interessa? Li faccio Rolando, ma a te davvero ti interessa più il polso di Vascul piuttosto che qualcosa che potrebbe Scusami, diventare enorme quanto un quartiere e far fuori tutta la cittadina? Cioè, mi stai dicendo questo? No, ti sto dicendo che passo da fare una roba a un cazzo di drago che sta svolazzando una cosa alla volta. Un telefono. Ma comunque, Però. comunque è sempre rimasta una rana. Scusa. Sì, ho capito, però sembra sempre più un... Con quale bordello? Però sembra sempre più un drago comunque, Sì, perché anche se è sì, rimasta la rana, a me mi viene in mente il drago. sì. Quindi, Dopo dobbiamo risolvere anche quello di Ro. famo. Allora, io mi propongo di trasformarmi in un bel lupo bianco trasparente e lo Ancora. acchiappo, provando a Così a sfuggire. caso. Acchiappi cosa? Sta volando. No, cerco Dopo di ritorna. acchiappare la cosa che vola. La rana? No, è Sì. abbastanza in alto. Sta volando. Sta volando. Bene. No, ma per ora quello che vedete sembra che la sua intenzione sia quella di portare la baronessa lontano da voi. Banalmente, sembra che stia attirando la sua attenzione per portarla via. Banalmente. Sì, comunque, Sweet, su Comunque, raggirare. Dogan, non devi parlare con quella guardia. Anzi,
Allora, famo così. Io e Vasco ci occupiamo della... controlliamo la lana grassa. Se te parli con la guardia. Oh. No. Ok. Allora, primo, come la volete prendere la rana grassa? Così, per curiosità. Io non la prendo, io aspetto, la guardo da lontano, me la tengo d'occhio, cioè è diverso. L'unica cosa che può fare Inganno anche sotto. l'unica che potrebbe farlo probabilmente è Poppio. Sì, Che è un quindi. po'. No, lei dopo un po' vedi che si ripiglia un attimo. Cioè, praticamente era stato frizzato, come si suol dire. Quindi, non potendo sbattere bene le ali, era caduto a picco. Si è fatto. Ah, già, è vero, però i danni non te l'avevo mica detti. Tra l'altro, sì, ha preso 5 danni. Ok, dai, almeno è morto. Minchia, da come l'aveva descritto sembrava. No, l'aveva semplicemente immobilizzato, raggelato. Gli dava fastidio che non l'aveva colpito. Comunque. Non toglie che stavolta. Balista 8 di 20 di danno, sì. Vedete, appunto, nel frattempo che la rana sembra prendere veramente, come si dice, l'interesse della baronessa e ve la sta portando lontano. Poi, Bene. quindi, ditemi il piano per prendere la rana senza rompere magari anche il cazzo alla baronessa, o se li volete rompere il cazzo, fate voi, come Io vi non pare. faccio niente, io controllo la rana e basta. No, la rana semplicemente sta svolazzando e fa tipo giochi di piccole fiammelle e fumo per attirare la sua attenzione, basta. No, io la guardo e basta. Io guardo la rana e la baronessa e aspetto. L'obiettivo è Vasco. catturarla. Aspettiamo. L'obiettivo è catturarla? Vascul, te che fai? Aspetto, guardingo. Ma che è sto Ok. casino? Sono i miei che litigano. Rissa, rissa, rissa. Vedi Non là a fare hanno, le perché i miei non scommesse. hanno un senso della misura. O parlano come se di buono dovessero discutere con uno a 500 metri di distanza, o O uno a semplicemente mille. parlano a un volume di voce tale che non Poveri. sentiresti neanche se ti metti l'orecchio attaccato alla loro Insomma, è bianco o è nero, non c'è un Esatto, esatto. o è di colore che siamo su Twitch, per piacere. È nero come colore, si può Vabbè, allora, di dicevo, colore. Vasco, te che fai? Ok. Rimango guardando dietro. Dogger, ti giri, vedi il tizio che effettivamente è lì che sta spalando letame. Rod, il mio vicino. No, Sicilia fa. Sì, capitano, mi dica. Ti devo parlare, vieni. Sì, sembra felice a bestia di poter prendersi una pausa dal suo lavoro fragrante. Cosa vedi? Si dà un po' una sistemata, cerca di scrollarsi un po' di merda dagli stivali. Ora. Sì, mi dica. Siamo un pochino fuori, non Sì, tipo siete un po' distante 200 defilati. metri. Sì. Sì. Tu giustamente mi hai detto la questione del vice di Wego. Però hai visto altro? Cioè, chi è stato in sostanza? Non hai visto nient'altro? Vedi lui che comincia un po' a pensare, fa. Mi ricordo di aver visto una figura prima che le fiamme completamente mi bloccassero la visuale. Era una donna, forse un elfo, non ne sono sicurissimo. Sicuramente o era un'elfa o un'umana molto snella. Soltanto che, ripeto, non ho avuto il tempo di vedere a modo perché poi le fiamme hanno cominciato a Ah, divampare. Mirko, Mirko, siccome vedo che lì non succede niente, mi avvicino pian piano, mi avvicino a Dogar, ovviamente, a pregarmene. Quindi sento quello che dice il tizio. Fammi percezione, No, vabbè, Dogger. no, passo di lì proprio così, da serie, vado a vedere i cavalli.
Visto che siamo lì. Appena ti avvicini a un metro dalla stalla, il tizio che dà le ordini ti guarda e fa. Come dire? Esatto. Della serie che vi ricordo con informazione off: un cavallo costa tantissimo e questi sembrano puro No, sangue. no, no, Quindi, no, no, vabbè, ma semplicemente ti riguardo qua. guarda come dire: se li tocchi poi la baronessa, ma fa un culo così. Quindi. Io li guardo, io mi faccio, guardi, sono solo qui a vedere Sì, la cavallo. fa fin Voglio. quando guarda e basta. No, 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 tranquilli. Cioè, fate pure il vostro dovere, io. è Se più giù guarda. sono, ci Baronessa, fossi. chiediamo. Si rigira e comincia a dare ordini. Magari prendo un pochino di fieno e provo a, avvicinarmi a uno dei cavalli, No, giusto no, non ti per. fanno avvicinare, non ti fa proprio Ah, avvicinare il tizio. va bene, no, niente, riguardo. No, te l'ho detto, o era un'elfa o comunque un'umana molto, molto snella. Poi è successo il fuoco. Quindi. Che abiti indossava? Cappuccio e No, non aveva qualcos'altro? un cappuccio. Di che colore ha i capelli, Giulia? Biondi, normali, biondi. L'unica cosa che mi ricordo è. Aveva forse i capelli biondi? Chiari comunque. Te ovviamente ti giri, vedi me, dici, ti Infatti, parecchi. tipo E mi si gira, giro. guarda, guarda. Cioè, li fai tipo lei? Dogare, li fai davvero tipo lei? No, Ah, no. mi giro, No, guardo perché Newt potresti farlo? che Cioè, sta sarebbe. gironzolando, e dopo riguardo Rod, dopo mi rigiro verso Newbe, mi rigiro verso Rod. Rod la guarda. Buonasera, Michael. No, non ho capito, scusa se stavo leggendo un attimo la chat per una volta che c'era scritto qualcosa. Dimmi. Guardo Rod. Dopo vedo Nube che sta gironzolando, quindi Sì, guardo vedi lì lei. che sta al limitare della stalla. Vedi che c'ha lo sguardo di chi vorrebbe entrare per coccolarsi il cavallo. E infatti costantemente c'ha tipo vicino sempre il tizio che dà ordine, che la guarda, come dire, se gli sto distolgono gli occhi per un attimo, vista, No, mi però non è dribbla che di fa. lato, mi fido poco, No, quindi. no, invece Esatto. Master faccio una cosa semplice. Guardo i cavalli, ma non li tocco Sì, però assolutamente. lui siccome si fida poco e Giusto, giustamente, siccome, cioè, te consideri che la baronessa spara stalattiti di ghiaccio così, quando nel dubbio, sì, qua. io te tengo d'occhio. Spara stalattiti di ghiaccio. Comunque dicevi, guardi lei? E guardo Rod, Todd. Rod. Rod. Dopo Rob. riguardo Niobe, dopo riguardo Rod. Rod a quel punto si gira che. Sì, in effetti. Tipo lei. Tipo lei? Sì. Penso che. Forse erano un po' più chiari i capelli. No, no, sì, più o meno tra corporatura e capelli ci siamo. Lo guardo e faccio di che parlate. Avvicinati un secondo. Mi avvicino. Ci devi dire forse qualcosa di. Cosa? Non lo so. Se non mi dici di che parli, io come faccio a dirti Un di che attimo, cosa? sto elaborando. Devi dire qualcosa. Diego Pappagallo. Putex. Tipo. Diego Cioè, io come Putex faccio a è rispondere sto. se non so di che cosa? Questo sarebbe metagame, quindi. Allora. Comunque, te Switch, nel frattempo, se vuoi ritornare indietro, che te nel frattempo. Sta svolazzando. Cioè, l'hai portata veramente lontano. E a un certo punto, comunque, la baronessa proprio ti ignora e continua. Perché dopo un po', comunque, lei ha il tasso di interesse di un tasso con le emorroidi. Quindi, cioè, Massimo può starti dietro 5 minuti, poi si caga il cazzo e se ne va. Quindi? Si caga, cazzo. Con Rod stavamo facendo un po' di mente locale su chi fosse responsabile Cosa?
E da descrizione Scusatemi, a... No, Baskul, mi tiri un tiro su lo costituzione. guardo e faccio cosma su Palle, cosa? perché? Sul problema dell'incendio che è successo? Certo, l'animaletto laggiù che sta girando e che di cui ti dicevo prima. Voi No, non tanto sentite quello. dal coso la voce di Baskul che fa "Aia!" Vi girate e Baskul ha una rana che gli ha planato nel culo. Cioè, vedete, Vasco è No. così che vedete solo le ali che spuntano fuori dietro i fianchi e poi appunto la rana che si è praticamente appoggiata non molto delicatamente sulle sue natiche. Vabbè, io lo guardo e gli faccio. Volevi sapere, Dogar, di chi è la colpa di quell'incendio? Quell'animaletto là che ti ho detto prima. No, non tanto l'incendio, quello Questo che animaletto sembra qua che adesso è abbia nel mio nascosto. ano, è che se... Correggio. Vasco, ci parla sopra lo strozzo, cosa? E già ho preso la rana del culo pure. Non tanto quello del fuoco, quanto la persona che... l'assassino di... L'assassino. È morta una persona lì Sì, l'avevi dentro. visto. Era un tizio incappucciato di nero. No, L'avete anche provato ad l'assassino. attaccare. Tecnicamente l'assassino ci ha attaccati in me, la rana e io ci siamo difese, poi la rana ha tirato la palla di fuoco, mi sono buttata nel pozzo per cercare di sopravvivere alla cosa e sono sbucata dall'altro pozzo. Quindi non saresti stata tu? Puoi tirare un percezione, un'intuizione per vedere se Ca sta mentendo. cazzo di micio, no! Ho detto, guarda, c'ho anche l'ustione sulla mano, come sono stata io a farla, voglio dire, cioè... Se fossi stata così pirla da appiccare un incendio mi sarei fatta male? No! E poi soprattutto ti avrei detto tutte le cose volta a volta? No! Magari stavi solamente cercando di conquistarti la mia fiducia così che adesso Ma tu anche continuassi a no? fare le tue cose. Anche no? Non sono quel tipo di persona. Chi me lo dice? Il buon senso! Ah, e comunque tutto questo ancora Baskul ha una rana nel culo, anche io devo Minchia, Posso se non ce la fa da solo, scusa. tirare una scorreggia così potete da stunnare quello? The boy Stunnare. alla faccia! Allora, fammi. Tiro quella Allora, scorreggia. fai così. Mi tiri un D6. Se fai 6, tiri una scoreggia che è talmente puzzolente che per forza Switch si deve staccare. Ma se fai 1, te cavi nei pantaloni. Il resto. Il resto non Scusate, ce la fai a scoreggiare. comunque ragazzi, MacGyver ha appena detto esatto il buon senso. Esatto. Ok. Vediamo un Cioè, po'. scusa, dalla sera guardo Vago Dogar, guardo Niente. la guardia e gli faccio: Dogar, io ti ho detto tutto quello che dovevi sapere sul mio conto e li faccio ovviamente ovviamente basso. Dico, quindi, che cazzo ci guadagnerei a mentire adesso? No. Vabbè, però, ma sta rana me la so tolta dal culo, dai, è da un po'. Io ritorno a parlare con Rod. Sei sicuro di quello che mi stai dicendo? I ricordi vaghi? L'hai visto No, allora, proprio? per l'amore del cielo, magari non metto in dubbio che poteva esserci un'altra persona prima del nostro arrivo. Alla fine non sappiamo di preciso quando è stato commesso il delitto, quindi diciamo che la prima Mirko! persona che ho visto io, sì, corrisponde a questa ragazza. Prima persona. Ma non è metano quello che facciamo. No, non ce l'ha fatta a scorreggiare, ha fatto solo il gesto, Sweet. Quindi dimmi te se vuoi arrivare. Mirko, posso fare qualcosa per ricordarmi un dettaglio sull'assassino? Sì, fammi investigare. Dov'è investigare che non c'è? Indagare. Indagare, sì. Vabbè, uguale. Sempre con la I comincio. Cerchi di fare un po' di mente locale. L'unica cosa che ti ricordi è che
che non è tanto un qualcosa che aveva addosso, un segno particolare visibile. Era l'odore. Aveva un odore molto acre, come di sporco. Ok, lo guardo e gli faccio. Beh, in Welcome! particolare Grazie, c'è su questa. MacGyver! Lo guardo e faccio una cosa c'è però su questa persona che mi ricordo. Odorava di sporco. E C'è un... aveva un odore molto, 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 molto forte di sporco. E se te lo dice un druido, qualcosa si dovrebbe far Sporco pazzire. di che tipo? Di pattume? Sì, è Basse fondi? come se fosse l'odore di un barbone. Per farvi capire. Cioè, come se tu fossi nei bassi fondi, fa conto, no? Quindi lo guardo, faccio come se tu fossi un topo di fogna? E se tu lo dici un druido, qualcosa ti dovrebbe far partire. Fammi un'intuizione. Dogar. Dai che sei Detective Conan. Porco due che non lo sono. Scusa. Sì, Assolutamente no. Dai. Vedi che certo, ti vuole se no. raccontare a capitano. Adesso che fai? Intanto butto la Capitano, guardia almeno. accanto a te e ti fa. Se posso permettermi, capitano. Magari forse poteva venire dal quartiere povero. Forse è per quello l'odore. Sì, ci stavo pensando anche io. Proprio, ho detto proprio brutalissimamente in modo fasullo proprio. Sì, era quello che stavo pensando anch'io. Lo stavo per ce l'avevo sulla Sei punta Detective della lingua. Goro in realtà, che Conan. Sì, infatti. Quei tiri di merda. E fa comunque, capitano, se non A ha. livello generale, elfi, mezzelfi, comunque esistono anche in questa città, anche nel quartiere povero, per dire. Sì, sono. È abbastanza multietnica la città. Prevalentemente sono umani. Cioè, per almeno l'80% della gente che vedrete sono umani. Però qualche elfo, e quindi di conseguenza anche qualche mezzelfo nel nano, non è raro. Diciamo che è abbastanza unico vederci un nano o le altre razze. L'elfo e l'umano, cioè l'elfo non così tanto. Alla fine vi ricordo che non siete tanto lontani da quello che era un regno elfico che ora è andato un po' a puttane, però quindi magari qualcuno che semplicemente è uscito non è così impensabile. Quindi diciamo è più difficile trovare sia qui che anche Pogan, magari lì forse un po' meno, altre razze oltre all'umano e l'elfo. E il mezzelfo di conseguenza, perché ogni tanto si incrociano. Però, infatti, nella cittadina di dove eravate prima, il tiefling che avevate incontrato, cioè, è abbastanza unico. Infatti, ve Posso l'avevo detto. lanciare qualcos'altro per ricordarmi magari un particolare, che so, magari una ciocca di capelli, qualcosa giusto per... Devi aspettare un altro po' Va ora. bene. Se No, 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 chiedevo. sembra che tu ricordi a manetta. No, comunque no, sapeva di bassi fondi, quindi come di puzza di qualcosa di stagnante, per dire. Magari era anche già ricercato, forse abbiamo trovato c'è qualcosa. Beh... Scusa se mi permetto, capitano, però una persona qualunque che uccide un qualunque membro della guardia, chiunque sia, perché non so il suo grado del compare, però l'ha ucciso. Io ho visto che c'aveva il pugnale insanguinato, comunque un'arma e tutto quanto, e poi ha cercato di uccidere me. La rana, mi viene da dire, aveva, magari non è il diretto interessato, ma è un mandante di qualcuno, oppure è stato qualcosa, cioè qualcosa doveva averci contro questa Qualcuno che ha persona che ho scaricato un... ucciso. Non era lui il vero Bersani in sostanza, era No, era lui qualcun uno dei bersagli. Sì, potrebbe essere stato lui. D'altra parte ha ucciso uno dei suoi compari, perché io ho visto solamente l'armatura. Non so che grado era per lei, capitano Dogar, cosa fosse questa persona che ha ucciso e tutto. Però mi viene in mente uno dei bastifondi che ha ucciso una persona importante all'interno della guardia, qualcosa a me farebbe frullare nella testolina. Intuizione, perché non ci sto capendo più un cazzo. Ah, intuizione. Però
Ma più chiaro sì, ci ho capito tutto. Allora, so già hai trovato la soluzione. Hai trovato la soluzione. Secondo te l'assassino è il maggiordomo. Ecco. È palese. Ha detto era vestito in... perché scusa, ha tirato intimidire, tra l'altro hai tirato. Vabbè, intuizione aveva, sì, ma tanto ha fatto comunque uno. Al massimo c'aveva un più 3 o un più 0, quindi in realtà avrebbe fatto 1, quindi sarebbe un più 0. Allora, perché ti ha fatto questo ragionamento mentale? Il tizio era vestito di nero e i maggiordomi di solito come sono vestiti? Di nero anche loro. Quindi però era anche col volto coperto, quindi non voleva far sfigurare il proprio padrone. Quindi in maggior modo un maggiordomo, sicuro. Quindi guarda, rifaccio, guarda, te magari la pensi come me? E la guardia... Scusa, ma solo io faccio fumble in questa città di merda, porca puttana. Probabilmente sì, potrebbe avere un mandante, quasi sicuramente. Cioè, io perlomeno la vedo così, perché da esperienza di druida, bene o male, so che se qualcuno manda... Ma esperienza di druidi di assassini o mi sembra... magari reale. Tante volte è successo a noi druidi di incappare magari qualcuno che era finito... Ogni modo, il mio istinto da druida mi dice che se uno che viene da bassi fondi, che se lo dico io è tanto, perché deve puzzare veramente tanto, da bassi fondi arriva qua nella città alta e uccide uno dei membri della guardia, perché comunque aveva paura, guarda la tua e la sua, di conseguenza mi viene in mente che ha un mandante, sì. No, non che ha un mandante, che magari ha un obiettivo in testa. Quale sarà questo obiettivo? Chi l'ha mandato? Cosa, che cazzo ci guadagna uccidere la gente così, come se niente fosse, da un capo delle guardie? Domande lecite, poi fate voi, decidete voi, e io mi continuo a guardare. Sì, le domande sono lecite, vero capitano? Esatto. Ok, se posso, quasi preferisco spallare merda. Posso? Certo, sì. Grazie delle informazioni. Ritiro intimidire. Così a caso. Ma posso ritornare? Sì, cazzo, ma sì, vado subito. Ma sì, va bene. Ero già convinto di andare, non c'è bisogno. Sì, ammazzo. Sì, cazzo, spara quella merda di merda. Vai. Ditemi voi, siete sempre lì e vedete ora gente che spala merda. Vaskul che ha un po' di fastidioso prurito anale e Smith che è... Oh, vabbè, adesso il mio pigino non ha più problemi a cacare. Esatto. Adesso Smith che è da una parte lì. E mi posso togliere sta rana dal culo? Ti sei levata dal culo. Si è messa accanto e basta, ma per terra è lì. E le ali non le ha più, giusto? No, ce l'ha, ma le ha messe all'indietro. Ritirate. La cosa che faccio... Sono talmente stupidi da colpire. E riporgo la mia spalla, ovviamente. Li faccio segno sulla spalla. Vuoi venire qui? È più comodo. E lei mi ha messo integrazione. Qui mi c'ho. Plani sulla spalla. Animale. Io? Ovviamente. Sui cavalli. Sweet, sappi che istintivamente incominci a vedere Nube come un alleato. Cioè, passi da un... Può essere un... a cui posso provare se le mie palle di fuoco funzionano, a una persona che... No, magari forse croccante ancora no, dai. Diciamo che è andata un passo più in alto al mero bersaglio mobile. Ditemi voi, siete ancora lì e vedete gente che spala merda. C'è la rana sulla spalla. C'è la rana che fa cose.
Si mette Facciamo appunto un sulla spalla, affare qua. si cosa. Io accarezzo nel mentre. E cos'è una bella ranocchietta? Una bella ranocchietta. Dito della morte. Quindi, vabbè, l'abbiamo trovato sto tizio? Sì, il problema è trovare chi è stato no, veramente. dai, per favore, però. Ma chi è stato veramente a qualcosa? Assimilata. Dai, Addirittura. sweet, su. No, piazza di metere di nono livello, non penso lo possa mangiare, spero. No, dai. Ci vuole quel coltellino. Prego, Guarda che ti dai. lancio Fallo, ho fatto pioggia di 28 di meteore. tiro di dado di animali, dai, abbonamelo. No, non ce l'ha pioggia di meteore, quindi Non ancora. io continuo a dire, Dogar, tra l'altro, ti sei altamente convinto che è stato il Mangio. maggiordomo. Quindi sappi questo. Se sei convinto, Andando, ma tipo li maggior... faccio e sì, my eyes. Quindi per te è il maggiordomo. Porca puttana. Michael. Ma Michael chi è? Qual È un ragazzo che ci segue la sera. Ma dov'è Michael Andrea? Jewel. Non so se l'hai visto, spero di sì. Di cognome come fa? Lì c'è scritto Michael Jordan, ma non so neanche se si chiama Michael. Ok. Beh, non conosci. A meno Cos'era che quel Michael lapsus? ha iniziato a seguire Twitch. Vuoi salutare? Vabbè. Biasi. No. Ditemi Biasi. voi cosa volete fare, Vado in caserma e posto dove picchi ci sono tutti. tutti. Sì, cazzo, tutti in allenamento duro. Uscite il maggiordomo. Uscite il maggiordomo. Ci sarà il identikit dei Dio Che identichi di cosa? cioè Mo chiamiamo anche mo no, chiamiamo no, di piccola riflessione, cioè te vuoi cercare una persona qualunque. Ah, no, aspetta, penso lui voglia vedere i cosi da ricercato. Cioè, capito, beh, è come Infatti cercare un ago in un pagliaio. è un inizio. Cioè, sì, proprio lui sta inizio. cercando lui Parliamo. voglio Ma dire, sì, però lui ma. comunque ha un buon criterio di ricerca, ovvero Ma lui deve c'è. cercare un possibile maggiordomo assassino. Non c'è tipo una bacheca. Wanted. Sì. Stile The Witcher, dici. No, Gaia. ci sono i cosi da ricercato. Le cose, quelle. È Vabbè, un vedi, classico che non andiamo muore mai. avanti. Quindi vi riavviate verso la La caserma. caserma è quella Sì. parte. Vedi che appunto entrate, vedi, cioè ancora vedi il tizio che ora c'ha la. Appena entri, il tizio quello che sta sulla destra, che le avevi dato un sacco. Ha lasciato la porta aperta e vedi lui che stava facendo avanti e indietro, portando fogli, scrivendo robe, fanno aspetta, questo devo fare. No, ma poi devo vedere. Completamente preso dal panico. E quindi non ti sta cacando de pezza. Te che fai? Cioè, Vado dovresti dove chiedere a lui. lui. Dovrei chiedere a lui, quindi vado da lui. In questo momento sembra abbastanza non cacarte de pezza. Io lo seguo. Abuso. Seguo, l'attendo. Abusi sul Sì. tavolo. Sì. Le cose, Io vedi, il sfrutto tipo. la rana sulla Se spalla. ho bucato. Vedi, cosa che quasi si deve. Tipo, getta in aria fuori. Ah, chi è? Sono io. Tu. Che vuoi? Devi che non hai altre brutte notizie! No, mi serve l'elenco dei ricercati. L'elenco di ricercati? Sì. Il mio sonno. Vedi che. Arrivo subito. Vedi che cosa incomincia a fare. No, questo no. Atti osceni, no. Vedi che poi apri la tua cassetta. Eccolo qui. Vedi, e ti dà tipo una pila alta così di fogli. Cercateli. Nel caso. Ah! No, C'è voglio! anche. Oddio! Incomincia a riordinarli. Grazie. C'è anche l'immagine del Sì, ci tipo, sono. ci È sono solo i nomi. l'identikit. Sono i tipici wanted. Ok. Chiamo Nube insieme se c'è qualche particolare di qualche foglio, se si ricorda, se lei ricorda. Questo è un foglio di papiro, ci viene sopra un'ottima canna se ci metti delle
Intanto qui vedo, sento cose. Guarda, faccio. Sì, ma come potresti essere d'aiuto che non so come cavolo. Allora, fatemi entrambi su anzi, chi lo fa principalmente e aspetta, lo fa Dogar e presumo te gli dai una mano, Giulia. Dogar, Sì, esatto. Io per dirti tipo fammi un indagare diffido. con vantaggio perché ti dà una mano lei. Minchia. Spacchi tutto, dai. 10, spacca Spacco il tu. dado. Oh, 18. 18. Vedi che lei più o meno cerca di, tipo, magari il taglio degli occhi, magari la Lo può anche so, corporatura, l'asnella, Baskul che ti fa un elfo. indagare non si sa su cosa, però. La Cerca polizia di non se ne accorge. Baskul che cerca di. Voi vedete che voi mentre guardate poi, ogni tanto vedete Baskul che fa. Questo sembra Cos'è? Oh, Cos'è? Scusami. Mirko, Mirko, ogni tanto Vasco. Oh, questo sembra sospetto, secondo me è Secondo me questo mi sembra sospetto. E sul foglio c'è tipo una donna grassa con la, ba con la barba. Mannana, Vascul, grazie. Sì? no, la serie tipo ti guarda come dire Vascul, accuccia. Tu accuccia non me Conti i lo fogli. Dici? Daga Comunque, duro. quando a un certo Questa l'ha punto non. contata. Ripeto, più che altro Stiamo a un metro di distanza. vi prende cosa, appunto, un ricercato dove non c'è il ritratto, ma ci sono proprio. Segni particolari, tra virgolette, c'è più una descrizione proprio perché appunto la gente non è mai riuscita a vederlo in volto, che appunto dice un forte odore di sporcizia ed è ricercato per aver ucciso almeno altre due persone. Però non è un maggiordomo, quindi forse non è. Guardo Dogari, faccio forse a lui? Forse no? Beh, Chi lo l'odore di sa? sporco c'è. Abbiamo un serial killer. Infatti, l'unico dubbio che ti viene a te, Vascul, sì, Vascul, Dogar, Sì. è che però non coincide con il fatto che non è un maggiordomo. Però non ha maggiordomo. Ma magari nella vita reale, cioè, c'ha le doppie vite, no? Come maggiordomo Lara Croft. Fa il Chi è la maggiordomo, ma poi in Croft? realtà, poi soprattutto, in Chi è la realtà è un Croft? insegnante Sì, ma micidiale. spero non glielo stai dicendo i non tipo Lara No, lo Croft. sto dicendo Ah, no. E tipo io. E ok. chi è Lara No, Croft? ma perché Scusami. infatti ho detto tipo Quella Lara là che Croft. chiude il maggiordomo. Detto, magari hanno Palla doppia di vita. fuoco. Magari hanno doppia vita, no? Cioè, magari come vita segreta, eh? Cioè, fa. L'assassino, il mandante, quella roba là, mentre quando è nella vita reale, per coprirsi il culo fa il maggiordomo. Infatti, dopo, per non far vedere che un maggiordomo si sporca, quindi chi mai sospetterebbe di un maggiordomo? Esatto, vedi? Esatto. Cazzo, sono convinto anche io adesso da questa Mamma puttanata. mia, Ma è altro il che fumble è Veronica quello, il Fletcher. fumble per il Veronica Fletcher. personaggio è una deduzione completamente senza senso, ma qui credi perché ci sei arrivato con una logica astrusa, però per te è quello. C'è Veronica Norman Fletcher fa 50. Finalmente qualcos'altro, oltre al fatto che è sporco e Fa No, più che altro schifo. l'unica cosa che sai è che gli omicidi sono avvenuti tramite colpo di lama, quindi già corrisponde al fatto del pugnale che ti ha detto lei. Vabbè, prendiamo un'indirizzo. L'unica cosa è se vuoi chiedere altre informazioni dovresti chiedere al tipo. Al tipo sempre Sì, quello che ti Rod. vuole bene dell'anima. Sì, ha ragione anche Switter. Ok, Sì, c'è scritto nome, cognome, indirizzo, casa e posizione attuale. scusami, lui mi ha detto c'è solo odore di porco, magari c'è anche il nome. No, come allora, Beh, segni nome, particolari, un cognome. odore molto intenso, poi appunto maschio, probabilmente Maschio. altezza media, almeno da come sembra e forse probabilmente qualcuno l'avrà sentito parlare, quindi magari ha sentito la voce di un uomo. Quindi dice maschio, corporatura media, altezza media,
odore, forte odore di sporcizia. Segno particolare, uccide le sue vittime con un piccolo pugnale da vedere le ferite e che ha commesso, appunto, viene ricercato per aver commesso due omicidi. Non c'è scritto chi altri gli omicidi. No. Quanto Quello no, perché nel wanted ti dice al massimo cosa ha fatto, non è che ti stila la lista nel dettaglio. Infatti ti dice ricercato vivo o morto. No, cercato vivo. Ricercato perché ha commesso una rapina, ma non è che ti dicono ha commesso una rapina alla banca alle 7 del mattino rubando questo, questo. No, ti dico che ha commesso una rapina, punto. Ah, ok. Se vuoi Appunto. informazioni, devi chiedere a quello che ti vuole un sacco bene. Minchia, mi vorrà ancora più bene dopo tutte queste cose. C'è ancora? Sì, è sempre lì, è Sta sempre ancora lì. Sì, bestemmiando il Cristo? poi non vedi che a un certo punto rimane concentrato un minuto. Ok, fatto. Ora posso. Vedi che raccoglie le ultime due foglie, le metti a posto e si mette a sedere. Prende tranquillamente nota su un foglio. E non ti sta cagando di pezza comunque. E in tutto quello ti posso disturbare Si alza. in maniera molto cortese? E ti guarda tipo con occhi a fessura della serie. La prendo Se. per un. Ok. Io volevo chiedere di più riguardo a questo wanted, a questo ricercato. Aspetta, dammi un attimo, vedi che apre un cassetto sotto. Aspetta, vedi che fa così. Ora dovrebbero arrivare le informazioni che cerchi. Sì, aspetta, dovrebbe arrivare ora. Le faccio posare sul tavolo tutte le Ok. informazioni. Se ovviamente ha altre domande, sono qui per risponderle. Mi ha messo un po' in crisi, ma ne sono uscito vittorioso. Dai, cazzo! Mi sbatto il pugno sul Che pensavo ti pettorale. Dai, sbattevi lui? Ho detto sbatto! come? Mi Cosa? sbatto il tizio. Cosa? Sembrava un po' aggressivo, però. Ma ragazzi, ma siete veramente Mi allucinanti. colpisco il pettorale sinistro col pugno. Dai! Così si fa. Grazie, Cazzo fascia duro! protetta. Siamo in fascia protetta per ora. Infatti, so, Ma per ora. però la live è comunque vietata a minorenne, quindi cazzi su. Chi è minorenne qua? Io sono minorato. No, vabbè, cosa vedi? A un certo punto Ho spunta vinto te. un soldato, un mezzelfo molto mingherlino in armatura leggera che tiene in mano tipo una roba alta così di fogli. Più c'ha, vedi che c'ha anche tipo una specie di cestino dietro dove senti altri fogli che stanno smanacciando. Dove devo lasciare la documentazione? Per me, grazie. Ah, ok, vedi. Quindi. Tu appoggia lì, poi gira, piglia dal coso un'altra pila uguale, fa. Vado a prendere le altre 5 che mancano. Cosa? Tipo all'altro cosa? Eh sì, Che cioè, succede? tutte le testimonianze prese, su appunto i crimini, chi sono, cioè tutta la documentazione. Riguardante Poi? questo solo Ma cosa? caso? È per i due Urca? omicidi. Gli uffici comunali di Urca! questi qua lavorano. Urca? Beh, Davvero Urca? noi Porca la. troia. Cioè, perché? Porca. Vabbè, lei capitano è più una persona d'azione. Però poi dopo le scartoffie le compiliamo noi. Se le compiliamo noi male, lo sa anche lei che in Urca. generale è abbastanza terrificante. Quindi diciamo che non ci andiamo sul leggero quando dobbiamo descrivere le cose. Ottimo lavoro, comunque. Comunque, se volete, Facciamo. le so a memoria questi fogli. Potete chiedere a me se non avete voglia di leggerli. Anche se Come devo li sai a ammettere, memoria? ovvio. Ma. Gliela Perché? una domanda. Fa, adesso Io non ho fa, appena voglia di fai, lavoro sei a per memoria, ti guarda, forza. fa, perché? Che c'è di strano? Io ho una domanda.
Io. Cioè, tanto se mi ricordo come mi Sì, comunque, Sweet, dimmi, Giulia. No, dice, boh, il tizio lì, ti faccio vedere, sto rollando, dice, io ho una domanda. Mi dica, gentile signore. Cosa sta su il tizio che sta di bassifondi, puzza, è tutto vestito con un È sacco quella della di giro? documentazione che le ho appena portato. Tutto quello che c'è Cosa nella sai? documentazione, so. Cosa tu Chiedetemi. sai della documentazione che ci ha consegnato? Cioè, dici È tutto un quello che po'. sai, in sostanza. Potrei stare qui delle ore. Se Ce magari avete l'abbiamo, se lo qualcosa. dica. Ho una domanda anch'io. Non avete niente di più. Cioè, io posso anche starci, se avete il tempo da sprecare, per me va bene. Dov'è il Solo che bagno? infatti ti guarda anche un po' tipo emozionato, perché solitamente la gente gli fa tipo due domande secche, uno gli state dicendo direttamente dimmi dimmi praticamente l'Odissea. O se no, se sa da dove viene, se uno delle testimonianze ha visto dove andava, da dove viene. Questa è una buona domanda. Sweet, no, non ti sembra che abbia nulla di strano? L'unica cosa, ripeto, sembra il tipico topo da biblioteca, proprio, sembra proprio stereotipato. Oh cavolo, topo, mo se lo mangia. Oh, oddio. Quindi lo vedi tipo mingherlino, un po' ingobbito, con gli occhialini, sai, sul coso, capelli abbastanza. Cioè, si vede che cerca di tenerseli a modo, ma con scarsi risultati. Diciamo che non sembra un cesso a pedali perché diciamo la metà elfica gli dà un boost. Se no, diciamo sembra tipo la rivincita dei nerd in stile elfico, per Vabbè, dire. invece per quanto riguarda la mia domanda. E questa è una buona domanda. In effetti, incrociando i dati del primo e del secondo assassinio, posso dire quasi con certezza che sicuramente non è andato verso il quartiere nobile, perché il primo dei due assassini, ovvero l'uccisione di un mercante nella zona est, che proveniva tra l'altro dalla condoglianze della vostra ex patria, diciamo che l'hanno poi visto fuggire verso il fuori della città, ma secondo me in realtà era solo per sviare. E Guardo diciamo. Dogar e rifaccio tipo, e anche al tipo, ovviamente rifaccio, scusate, ma quindi qui ci sono oltre al quartiere nobile, quindi i quartieri alti, ci sono anche i quartieri bassi, cioè bassi Sì, fondi. sopra c'è i Parte quartieri sicura. nobili, sotto c'è i quartieri poveri. Di qua c'è il quartiere commerciale, diciamo, un po' scrauso, e invece di là, verso dove poi vai verso Pogan, c'è il quartiere commerciale invece un po' più ricco. Diciamo che nord-est è ricchezza, sud-ovest è povertà, Ok, guardo il medio-basso. tipo e rifaccio. Invece riguardante di una certa regina che vuole uccidere, che vuole che la sorella venga trovata viva, sai niente? Sta parlando della regina elfica. Abbiamo perso i suoi contatti da quando purtroppo, e ancora le porgo le mie condoglianze, il regno è andato distrutto. Mi vedi fare, ovviamente. Abbiamo mandato ovviamente uno dei nostri ambasciatori per vedere la situazione e c'è appena qualche ora fa è giunto un messaggio da lui dicendo che purtroppo non è rimasto niente. Intanto Stanno ovviamente. ancora cercando le spoglie della regina, ma non credo sia possibile, visto l'enorme mole di liquame velenoso e acido che adesso ricopre l'intera città. Guardo Dogar e faccio un bel. Meno male. Enough, questa donna ha appena detto meno male al genocidio di un intero regno. No, veramente intendevo alla. Io intendevo la mia sorella. Sì, no, ma Scusi, una domanda. era per mettere in proporzione il No, fatto no, no, che però era l'odio così per che un io intendevo. familiare. No, io Ho una intendevo domanda la mia. anch'io. Ah, Ma cosa? aspetta, poi vedete, mentre parla, vedi che si posa il coso.
E la rana grassa comincia ad annusarlo e sa spudoratamente di inchiostro e polvere, Ma guarda che c'è fondamentalmente. rana qua. E fico, Vieni ma piccolina. guarda. Strano animale. Di chi è? Vieni piccina, Ah, è vieni, vostro. vieni Ah, con noi. allora posso immaginare. Ho una Comunque, domanda anch'io. sì, Addestrare signora. No, animali, faccio addestrare animali a no, contempo. vabbè, vabbè. Massimo un paio di volte al giorno. Posso? Sì, mi dica, Carica. signore. Dov'è il bagno? Ah, mi perdoni. Il bagno dietro di lei, fondo al corridoio, ultima porta a destra. Sempre Grazie. l'ultima porta a destra. Ah, Bravo, grazie. mi raccomando. C'è. Esatto, Centro il buco, sì. la ringrazio. Poi, invece, lei, capitano, ha qualche domanda specifica o volete proprio la storia molto lunga? La storia è molto lunga, no. Alcune cose particolari, come il fatto che dal rapporto sembra essere un uomo, solamente che dalla descrizione indico Appunto, dovrebbe forse più una donna. no, allora, i rapporti. Allora, nessuno è riuscito a vederlo in volto, però siamo abbastanza certi che sia un uomo perché una delle due vittime, è riuscita a colpirlo con un sasso, cioè dei testimoni di una delle due vittime, cioè colpirlo con un sasso e, diciamo, l'ovvio lamento di dolore. Era la voce sicuramente di un uomo. Poi potrebbe aver camuffato magicamente la propria voce. Però, visto e considerato che era già irriconoscibile dato dai vestiti, sarebbe stato veramente molto, come si dice, Strano. paranoico camuffare anche la voce e tutto. Beh, poi potrebbe essere un indizio a cui non avevo pensato. Capitano, lei è un genio. Effettivamente, Grazie, me lo dicono spesso. non ho messo in No, dubbio questa cosa. Però, incrociando questo. Vedi lui che comincia a pensare. Però, se fosse una donna, sarebbe una donna, magari forse un po' troppo. Un donnone. da quello che mi diceva Rod, che è il... Ma Ah, il quindi è... testimone del. Master of Sì. Game. Of Game. Quindi questo assassino è sicuramente un elfo o è un mezzelfo? Non ne avete la più pallida idea. Ok. Per quello che hai visto te, perché voi state dicendo l'elfo, perché io ve lo dico. Dogar, l'unica cosa è che ha visto un elfo femmina da capelli biondi, quindi Dogar è ancora convinto che sia quello No. l'assassino. Tu invece ne hai Mi ha visto. detto Rod. Esatto, mentre tu che hai visto la figura quella nera incappucciata, effettivamente dalla corporatura ti sembrava un uomo. Poi, che sia umano o elfico, allora, o era un elfo bello piazzato, ma non era così, cioè non era che non era un colosso, Sì, era un sì. umano me di media statura, quindi un po' più grosso di un elfo normale, ma neanche più di tanto. Quindi, sì, volendo poteva essere. Però le orecchie avrebbero creato delle cose. E non ti sembrava di aver visto rigonfiamenti strani nel cappuccio. Quindi, A meno che non abbia usato una magia famente. tutto è possibile. Siamo Comunque. e guardo Dogar, e guardo Dogar e faccio capitano Dogar è morto e noi abbiamo solamente meno di 24 ore per trovare il tipo. Ma tu Non tutto è questo. perduto, abbiamo ancora 24 No, io stavo Sì, parlando off game, giusto anche per perché farmi abbiamo un 24 ore perché. E poi altre domande, capitano? Guarda capitano, faccio ma perché è così disperata di cercare questa no? Perché Rod ha detto che ha visto una donna, E dalle sì, ha elfa. visto sottoscritta, ma non ero io che ho ucciso il capi. Anche perché, Sì, va bene, però scusi comunque ha tanto, detto che capitano era una Dogar donna. e scrivano, come E si vedete chiama il lei? tizio che tira fuori un foglio e comincia a scrivere.
detto, signor scrivano, ma con quale cazzo di ragione avrei dovuto uccidere secondo questa guardia? No, io sto solo prendendo nota, fate finta che io non esisto, continuate. No, però lo guardo lui e gli faccio scusi, ma con che criterio uccidere una guardia reale? Sì, ad una cittadina, con che criterio? Dai più dettagli su quello che è. Cazzo, t'ho detto prima che sto solamente vi dice che ho tornato sul cadavere del capitano. Quindi, e ha cercato di uccidere me la rana. Del capitano. Chi? Cosa? Quindi è? Lei è un testimone. Sì. Oh, fantastico. Prego, mi segua verso questa stanza. La seguo. De che apre la porta e vedi che c'è una stanza vuota con al centro una sedia. Ah, prego, è un tavolo, va bene. No, senza tavolo. C'è solo una sedia. Vabbè, mi siedo. Per la sua salute dovrò fare questo. E vedi, incomincia a legarti i polsi e a legarti le gambe alla sedia. Fa. Bene. Il suo nome? Niube. Nome completo. Tanto io Vasco, quella ragazza parla troppo. Niube Sanchez. Cognome? Non c'è, no. Niube Sanchez. Boh. Stiga. Bene, incominci a raccontare quello che hai visto. Per informazione, se lei dirà qualcosa di non vero, potrebbe capitarle brutte cose spiacevoli. Quindi la pregherei per il mio stomaco di non farlo. Allora, praticamente lo guardo e gli faccio... niente, io ero in questo vicolo perché mi aveva attratto la rana, quella che ha visto prima. Anzi, c'ho ancora sulla spalla, tra l'altro, quindi lei... Aspetta, ferma tutti. No, Sweet era sulla spalla del tizio che si era spostato. No, poi ha detto, io sono sempre sulla sua spalla, nel senso la mia spalla. Sì, sì, poi... Allora, Sweet, dimmi dove sei in questo momento, che è importantissimo. È sulla mia spalla. Su quale spalla di chi sei? Perché dire che è importante è poco. Sulla spalla... Ecco. A quel punto... Te, Dogar, che tanto l'hai già visto un interrogatorio, praticamente sì. Insieme a Vaskul andate nella stanzetta accanto, che tra l'altro neanche c'è una porta, ma è tipo un passaggio segreto per entrarci, e quindi voi semplicemente state guardando quello che sta succedendo di là, dal come se fosse un vetro, però loro non riescono, cioè... solito. Ecco, voi vedete questa cosa qui. Appena lei si mette e comincia a fare le prime domande, voi vedete la rana grassa che pian piano diventa sempre di più un agglomerato nero con gli occhi color rubino. Ma lo vediamo solo noi? Il tizio, il leppo sembra... Non essersene ancora accorto, te Niube sì, te ne stai accorgendo, e il tocco di lei è come se letteralmente ti fosse posato, non lo so, dell'azoto liquido sulla spalla, da quanto fa freddo. Infatti comincia a ribrividire. Per caso freddo? No, sto benissimo. Comunque, a ogni modo... Appena dici così, di una leggera scossa. Ti pervate il corpo, levati un danno. A freddo dunque, perché mentire su queste cose banali? Cazzo, ci sono i metal detector, porca miseria. Vedi lui che ci pensa, fa... Questa piglia per culo. Non so come fa ad avere freddo. Vedi che praticamente prende una sciotolina, riesce fuori per ritorno con sciotolina praticamente ci mette una fiammella sopra, te l'avvicina sotto. Spero che questo la riscaldi.
Grazie. Va Ogni meglio? modo. Sì, va molto meglio. Ogni Sì, modo. lievemente, però comunque c'è sempre questo effetto di Sì, tappa. ogni modo sta parlando di interrogatorio, giusto per sapere cosa è successo. Sì. Ah, Sì, te quindi nel seguivo. frattempo, ripeto, noti Sì, che ho l'ombra ti capito. sta praticamente Sì, diventando una palla nera. ho capito. La guardo, rifaccio. Ovviamente ignoro questa cosa perché al momento non è la mia priorità. Rifaccio. Beh, sì, praticamente io ho seguito la mia compagna Rana Grassa e lì con la testa sulla spalla. Si è Ma non fatto ha che lei niente era. sulla spalla, signora. Eppure. Ok, vabbè, comunque seguivo una rana che era Aspetta, in. vedi che ti guarda fa. Non è successo niente. Ma non eri una rana. La rana di prima che è arrivata, che pensava che è arrivata, che lei ha detto bella, che bell'animaletto. Effettivamente, che fine. Che Ecco, fine. quella bestia, comunque, io continuo, vuoi concentrarci su di me o vuoi pensare alla rana? No, è strano perché sembra quasi che stia dicendo una bugia che la rana sia qui, ma la rana non è qui. Però la sedia non sta A ogni facendo niente. modo, la rana era con me quando è successo Sì? il taccio. Io ho seguito la rana perché ho visto che aveva dei dottori particolari, seguivamo intorno a banchetti e quella roba là. Siamo entrati nel vicolo. A un certo punto mi giro, sento un urlo e c'era questo assassino che praticamente ha ucciso il dato. Ma non so dirgli chi fosse o cosa ci facesse. Quindi si ricorda qualche dettaglio particolare? Solo Cioè, che ha puzzava detto di. Che qualcosa? puzzava di. No, solo che puzzava ai bassi fondi e poi ha cercato di uccidere me e la mia compagna Rana. Beh, in E effetti era una testa. lo guardo e faccio come può ben vedere la. Sto riacendo, quindi probabilmente sto dicendo il vero. Mi scusi, vedi che si avvicina alla sedia? Da tipo un paio di colpetti sembra Randolph. Per testare, mi prova a dire una bugia bianca. Le assicuro che non avrà danni come quelli precedenti. Voglio solo testare se effettivamente la sedia funziona. Dopo tipo, di che è un uomo? Che lei è molto interessante per quanto riguarda il suo lavoro. Cosa? Quindi, Che questa era succede? una bugia? No, era la verità. Ah, E no, io gli ho chiesto di dire una bugia. E ok, lei è una donna. vedi che effettivamente ti viene tipo un po' di formica. Vedi, sai che con le dita fai così perché è come se ti fosse Sì. un formicolo. Ma niente di greve. Cioè, sei presente Sì, come esatto. le scosse Sì. simpatiche. Quindi funziona. Vedi che si riavvicina. Mi ritocchicchia qualcosa, però non riesce a vedere bene. Qualcosa non torna. Beh, la sua disposizione sembra essere. Se non ritorna qualcosa mi faccio Ok, pure domande che deve, no? Magari sono più d'aiuto. perfetto. Vedi che ti slega. Va bene. Ho preso nota. Poi vedi che si gira verso uno dei muri e fa una faccia strana. Te, ovviamente, Doga, che sei dall'altra parte, ti accorgi che sta guardando te. E effettivamente ti sta guardando per fare. C'è qualcosa che non va, ma non so cosa. E te dall'altra parte vedi la massa della rana grassa come se fosse una specie di tentacolo che sta cercando di andare a predare il mezzelfo, cioè il tizio, quello che gli sta facendo. Sei come se si La avvicinasse guardo troppo. e li faccio, visto che io mi rendo conto che c'è la rana sulla mia spalla, Sì, no? sì. Gli posso fare qualche grattino giusto per calmarla o qualunque altra cosa. Fammi un tiro servizio su costituzione. Io piuttosto, visto che non vedo una rana, ma vedo un affare nel tentacolo che fa No, vai per cosa. avvicinarti, solo che il gelo è talmente intenso che ritrae la mano. Ok. E appunto, vedendo un affare nero invece di una rana, posso farti tipo arcano? Perché Prova. natura di sicuro no, però Arcano. Anch'io. visto che comunque c'era anche la cosa dell'orco ancora a inizio. Anche te, Bascul? Sì. Vai, vai. Comunque, vai, Ops, se magari me lo scusate, tira. ma io tra un quarto d'ora. Appunto, vai. Sì, Quanto mi vabbè. tira? Vabbè, ti scelgo il primo. Comunque, sicuramente non è naturale. Però cosa sia.
È qualcosa che non avete proprio mai visto. Io guardo il tipo, gli faccio. Non aveva altro. Fanno guarda qualcosa. No, anzi, guardi, può ritornare dai suoi compagni. Vedi che sta continuando a guardare la sedia. E tu cos'è che Sono non le subito da quadra? voi. Dai, non si preoccupi. E ti stai notando che da Sweet praticamente sta cercando e gli sta puntando il collo. Ho capito, io mi avvio verso gli altri e Appena ti esci dalla stanza, vedi come se tipo facesse di nuovo la rana che ti è qui sulla spalla. Cra. Come se fosse successo niente. la guarda faccio che no, vabbè, non mi può, cioè lei mi può capire, ma io non lei. Comunque le faccio che stavi combinando. Te, Sweet, non hai nessuna memoria di questo. Cioè, più che memoria per te, sei sempre stato semplicemente sulla sua spalla. Banalmente. Infatti, anche quando ha Cra. cercato di accarezzarti, poi ha ritratto la mano. Che puzzo. Allora. Vabbè, ogni modo vado fuori, guardo Doga e ho detto, No, non so Dogar è quale. ancora nello stanzino, sempre che non Vabbè, vedi uscire. io esco fuori e non so, mi ricongiungo a loro. Esco fuori anche io, ma vado dalla guardia. Dai, tizio quello nello stanzino. Sì, Vedi, appunto, appena esce, vedete? Fa, capitano, non lo so, ha detto il vero, però sembrava quasi che la sedia non funzionasse come dovrebbe funzionare. Perché continuava a dire che era in compagnia di una rana, ma era visibile che non c'era. Cioè, nessun incantesimo può reggere in questa stanza. Cioè, la rana è vera perché l'ho vista anche io Sì, perché. mi si è anche poggiata a me sulla spalla, ma non è entrata con la rana, me ne sarei accorto. È una rana abbastanza visibile, ha delle ali, me ne sarei accorto. Ma sono abbastanza sicuro che non era sulla sua spalla. Io li sento. Stranamente no, nel senso che Ok. nonostante che la stanza non è grande, essendo fuori, te vedi loro che parlano, ma non senti proprio suoni provenire dall'interno. Cioè, questa è la cosa strana. Sai cosa? Il problema è che forse a me è sembrato che fosse entrata con la rana in spalla. Sì, ma lei diceva di averla in quel momento la rana, ma non c'era, quindi avrebbe dovuto subire il contraccolpo magico, ma non ha subito niente, come se stesse dicendo la verità, ma era una bugia. È strano che se abbiamo trovato Sì. qualcuno che riesce ad ingannare questa stanza, è grave, eh? Molto grave. Piuttosto, Dimmi. partendo dal fatto che sono convinto che era entrata con la rana in spalla, Ma lei dallo stanzino ha visto la rana sulla spalla della ragazza? dallo stanzino io non vedevo una rana, vedevo un ammasso nero che Quindi non comunque non conosco. era una rana. No, ma era comunque un Quindi ammasso nero comunque con. sarebbe stata una bugia. E quindi sarebbe dovuto prendere il contraccolpo. Quello che lui ti sta dicendo, Dogar, off game, è che se quella stanza effettivamente rileva le bugie, io devo avere una scossa come la prima che ho No, più che detto. altro, Dogar, fammi un'intuizione. Non ci arrivo. Giusto, Master? Porca troia, Esatto. Dogar, fai veramente cacare. L'unica cosa che se, diciamo, riesci un po' a collegare è il fatto che, perché sai come hanno fatto queste stanze, cioè potrebbero benissimo tenere sotto torchio anche maghi abbastanza potenti. Cazzo, c'è qualcosa che non torna, anche te comunque Quindi la non riesci rana è a anche capire più cosa. forte. No, più che altro è o su una cosa completamente diversa, non calcolata dalla stanza, anche se è fatto in modo e maniera da annullare incantesimi arcani e divini
E soprattutto per farti dire la verità, in caso contrario vieni punito. Quindi o è qualcosa che non avete messo in conto, o è talmente overpower che se ne sbatte coglioni. O è O è quello che le ho detto cosa. io prima, o magari è quello che le avevo detto io prima alla stalla, ovvero quello che strana, però nessuno mi ha dato retta in quel momento, quindi Ma anche vabbè. se fosse un drago, cioè, per dire, no, te lo dico in off, anche se fosse un drago, è comunque un incantesimo, sarebbe comunque una, anzi, in teoria, se un drago avesse assunto un'altra forma, entrasse in quella stanza, Ritornerebbe drago. ritornerebbe drago e farebbe anche un disastro non da nulla. Anzi, la rana grassa, appunto, quando è entrata, ha assunto quella forma. Quindi, per farti capire, è come se Quindi non è la vera forma una rana, della è rana fosse qualcos'altro. quello. È quella la cosa che, infatti, Dog, col 5 di intuizione è riuscito a intuire. Il fatto che. Non è una vera rana, è qualcosa. Vabbè, a ogni modo prova a chiedere off game, però fai te poi. Dili, ma magari chiedilo. Prova a fargli qualche altra domanda. Non so io. Comunque, infatti, c'è ancora il tizio che sta guardando la serie. Che magari. Beh, comunque, capitano, se no mi ci fossilizzo tutto il giorno e lei ha certamente altro da fare. Altre domande sul caso che. No, comunque mi si stavo fossilizzando anche io su sta cosa. Perché le uniche due ipotesi che mi vengono in mente, o che la sua amica, in realtà, una maga di incredibile potere, e allora a quel punto, anzi, vi è una lauta ricompensa, si potrebbe addirittura migliorare, diciamo, gli incantesimi di questa stanza, sempre ovviamente generale permettendo. Però Però Dogar conoscendomi sono semplicemente una druida. l'altra è Tra che, l'altro. cioè, l'unica altra opzione, ma mi viene da scartarlo, è che non so, ci sia l'intervento divino. Magari la rana è figlia di un dio. Una scena psi. E questo lo dico scherzando. Ah, io nel mentre, visto che non so cosa fare, chiamo il mio lupo e lo mando in cerca di Dogar dentro la stanza. Ah, ma evochi il lupo. Vedi, il lupo appena entra nella stanza, praticamente c'è il limitare. Praticamente si smaterializza appena coso, cioè non riesce a varcare la soglia. Cioè, Ma ce ne sì. accorgiamo. Voi sì, vedete, lei che crea questa specie di lupo un po' etereo, come se fosse. Trasparente, quasi un fantasma, tra virgolette, però sembra quasi che voglia entrare nella stanza, ma praticamente è come se vedesse un muro e entrasse, cioè, sparisse pian piano. Beh, la Poi stanza sparire. sembra funzionare. Sì, vabbè, ma quello è un Trucchetto. sì, trucchetto da niente per la stanza. Ma comunque, allora, se non avete nient'altro, No, comunque io con dubito. il vostro permesso vorrei dare un'ultima ricontrollata a tutti i congegni. Sì, ti sta chiedendo cose, master. Certo, Mi comunque posso nemmeno ricordare dubito. qualcosa adesso? No. Un colore, un tratto particolare? Sì, fammi un tiro su Però diresti solo indagare. cra. Diresti solo cra. Assolutamente no. Anche perché, bene o male, l'unica cosa che ricordi è che era uno scalzone. Che quando ha provato ad attaccarti ha fatto abbastanza cacare ed è scappato subito. Quindi Pure il per te non fatto che. era degno di nota neanche da lontano, proprio. Vai. Rifare il tiro anche Newbe di se si ricorda altro. Se lo fare, sì.
Posso? Sì, va bene, faccio qualcosa, faccio anche indagare un attimino, aspetta. Indagare. Dio gracile. Nulla di più di quello che hai usato prima. Buono, ciao aperto. E voi siete, ti ha cortese, tu Doga ti ha cortesemente invitato ad uscire dalla stanza. Sì, sì. Chiude la porta e a quel punto, una volta che è chiusa, vedete che la porta quasi scompare nella parete. Cioè, anche se prima era una porta, poi una volta chiusa, pian piano vedete come se magicamente sparisse proprio la porta. Cioè, il mio lupo è lì comunque. Una volta che è sparito, qua vedi il lupo che riesce dal muro e ti guarda e basta. Ma proprio come se fosse uscito dal muro. Sì, sì, ho capito, ho capito. Come se non fosse sparito, cioè non l'ha annullato. Esatto. Te Vaskul nel frattempo fa niente. Te stai lì, te sei andato accesso. Mi sto, infatti, no, io ero uscito. Eri andato al cesso e chissà dove. Ti sei fatto una cacata di un'ora e mezzo. Ti stai guardando un po' sempre gli addestramenti, perché ho fatto un cacatone. Esatto, te nel frattempo ti sei divertito come al solito a vedere l'addestramento senza senso di loro. Ma ti stai diventando il tuo passatempo preferito. Sì. A perculare le guardie, ma che cazzo di addestramento è? Ah, io ne magari il lupo mi usa la mano ferita, me la che un pochino. Sì, sì. Ah, ma se vedi anche il lupo c'ha la zampina. E infatti. Esatto. E se un pochino da te più che altro, dicevo, Vaskul, noti una guardia che sta correndo verso il verso di voi, cioè verso l'ingresso della, della caserma, e sembra agitato, agitatissimo. Che succede? Che cazzo sei? E vedi stava a dire qualcosa, poi ti guarda a me e fa: ma che cazzo sei? E entra dentro, fa. Si gira, vede Dogar. Sono amico di Dogar, coglione. È vero? Ma lo dici davvero? Lo dici davvero? No, sto con Dogar. Vabbè, levo il coglione. No. Che è un'onorificenza superflua. Ma... ok, vabbè, comunque, capitano, abbiamo, di che riprende un po' di fiato, delle, quanto è grave, come cazzo si dice, una pista, quelle qualcuno cose lì, sì. Caso che sta seguendo lei, quello di su Beggo. Un'assassino. Esatto. Abbiamo trovato un cadavere nello strato fognario che sembra corrispondere quantomeno dal vestiario e all'assassino. È un maggiordomo. Sembra corrispondere all'assassino. Sì, era vestito tutto di nero, umano, sporatura media, un odore abbastanza. E più aveva un pugnale ancora imbrattato di sangue. E se fosse una cosa per sdeviare le indagini? Andiamo subito. Cioè, se fosse un'esca per sdeviare le indagini? Punto interrogativo? Noi abbiamo comunque bloccato l'ingresso a quella sezione di foglie. Ottimo, ottimo. Però l'avviso, capitano, si muova con cautela, sentendo delle voci, girano brutte cose sotto la città. Parliamo di animali o parliamo di persone poco raccomandabili? Più animali. Io lo guardo e gli faccio, beh, mai come quello che abbiamo affrontato io Vasco nell'antica foresta. Non so cosa avete affrontato voi nell'antica foresta, però... Una squalo. Io ho riferito. Uno squalo. No, guardo Vasco e faccio, giusto? Nonostante tutto, io e te siamo sopravvissuti a grande miasma, abbiamo affrontato non si sa che cosa di molto più terrificante, compresi dei lupi guardiani infetti, no? Anche. Cioè, da serie, guardo, ovviamente dico tutto davanti al guardia, scrivano, ho fatto davanti al Dogrit, quindi
A me che mi importa, basta che ci sia qualcosa da fare e ci si diverta un pochino senza sciogliere la pelle e poi il resto. E vi ricordo che lei sta dicendo tutto questo dopo che ha saputo che tutto il suo regno è andato a puttane. Regina. Cucca le faccia, Mirko. Sì, ma io non lo posso, non lo posso rivelare. Che... Però, quindi... E... Cioè, no, ma io comunque stavo parlando sì, della sì, ma della di... mia... No, sto dicendo per battuta. Dei doppi guardiani che abbiamo affrontato dentro il dungeon, che erano infetti di questo, sì, di quello, della driade, della, del grande miasma, di suiti, di qualunque avversario abbiamo incontrato, quindi abbiamo visto cose ben peggiori e ben orrende, quindi non mi fa un né caldo né freddo, quando lo vedrò vedremo. Però la mia domanda è, non potrebbe essere, sì, una persona che corrisponde alla cosa, ma magari è solamente una pista sbagliata per sdeviare le indagini? Perché a volte gli assassini lo fanno. Sì, infatti per quello chiedo anche, quando ha detto anche come l'assassino. Sì, quantomeno risponde, cioè, corrisponde, poi è un identikit un po' generico, quindi diciamo, sì, diciamo la zona non è qui, lontana da dove è successo il vestito, corporatura, tutto quanto, è più un pugnale insanguinato. Diciamo, mi è sembrato giusto avvertirla subito. Hai fatto bene, l'hai trovato tu? No, l'ha trovato un'altra guardia che poi si è... Pattugliavano le fogne comunque, immagino. Mirko, scusami, ma io devo... Sì, ma infatti si staccava adesso. Perché, banalmente, appunto, detto questo, cosa succederà? Quando? Dove? Perché? Ma soprattutto nelle fogne, il coccodrillo come fa? Lo scoprirete. Sei bene, lo scoprirete nelle prossime puntate. Nella prossima puntata di D&D quinta edizione con i fratellozzi di Gamepad, Jarrad, che ha un canale, andatelo a seguire. Yeah! Diego, che non ha un canale, quindi non seguitelo, e Sweet, che è la nostra moderatrice, quindi non incazzatevi perché vi va. Quindi... Però la prossima volta la facciamo diretti da viventi, che se no non plago come la merda. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.